immagini e dell'audio sono inevitabili. Nella storia del crimine americano, un nome si erge su tutti gli altri e rappresenta il prototipo del moderno boss mafioso, Scarface Al Capone. Dopo di lui, altri criminali hanno avuto regni più lunghi, controllato aree più estese e guadagnato più soldi, ma Al Capone ha aperto la strada. Negli anni 20 a Chicago, Capone è il re assoluto. Nato e cresciuto in America, proviene da Brooklyn. Il giovane Al impara presto il mestiere. L'ondata di immigranti che invadono l'America all'inizio del secolo scorso porta con sé tradizioni appartenenti al vecchio mondo, comprese le società segrete criminali. Le bande criminali non sono certo una novità, ma nelle grandi città le diverse etnie non sono viste di buon occhio dalla polizia e si organizzano per difendersi da sole. Le organizzazioni criminali italiane, irlandesi ed ebree aumentano, si insultano e minacciano, dichiarano guerra e tregua come in un'Europa su scala ridotta. Alphonse Capone cresce in questo ambiente tra furtarelli, truffe, scontri tra bande, furti con scasso, estorsioni ed omicidi. Nasce nel 1899 nel difficile quartiere di Williamsburg a Brooklyn, da genitori poveri ma onesti. L'allontanamento di Al dalla famiglia comincia nell'adolescenza. I suoi oltre 90 kg per 1,55 m intimidiscono la gente e trova facilmente lavoro come buttafuori in un saloon bordello di Brooklyn, l'Harbor Inn. Una sera Capone insulta una donna al bar e il fratello, il gangster Frank Galluccio, per vendicarsi sfregia Capone sul viso lasciandogli 3 cicatrici indelebili sulla guancia sinistra. Il criminale cerca di nasconderle con borotalco e fondotinta, ma i segni sono evidenti e gli valgono il soprannome che nessuno osa pronunciare in sua presenza, Scarface. Capone entra a far parte della Five Points Gang, piegando i leader del sindacato a colpi di bustarelle e aiutini. Il capo, Johnny Torrio, lo prende sotto la sua ala. Gli opposti si attraggono. Capone è socievole, esuberante e non esita ad uccidere quando è necessario. Torrio, più anziano, si tiene lontano dai riflettori. Nel 1919 lo zio di Johnny Torrio gli affida un incarico a Chicago. Big Jim Colosimo gestisce case d'appuntamento e bar nella città. A Torrio serve un uomo di fiducia deciso e manda il giovane Al Capone come suo rappresentante. Per la cifra stratosferica di $75 la settimana, pari a $2,000 di oggi, Capone fa il buttafuori nei bordelli di Big Jim. Consegna mazzette a politici e poliziotti e diventa la sua guardia del corpo personale. Lo stile di vita di Big Jim fa colpo sul giovane di Brooklyn. Il negriero insegna a Capone ad amare l'opera, gli alcolici e gli abiti di qualità. Il 16 gennaio 1920, a mezzanotte, il Wall Street Act sancisce la chiusura di tutte le osterie, i bar e i nightclub del paese. Il provvedimento, inutile benché supportato dalle buone intenzioni, vuole impedire la diffusione di alcolici nocivi, ma avrà l'effetto di far passare per criminale chiunque consumi un drink. Il giorno dopo Al Capone compie 21 anni. Insieme a Johnny Torrio comprende quanto possa essere redditizio vendere alla gente un prodotto fino a poco prima considerato legale. Milioni di persone sono pronte a pagare prezzi esorbitanti. Il capo non dà il consenso. Big Jim è soddisfatto del racket della prostituzione e non ha interesse a infrangere le leggi federali e modificare la sua situazione. A 4 mesi dall'inizio del proibizionismo, Big Jim si presenta in uno dei suoi club su richiesta di Torrio per una consegna di alcolici. L'uomo viene ucciso con 2 colpi. Il giorno dopo la polizia arresta i 2 sospetti più probabili. Nessuno dei 2 parla. I testimoni fanno altrettanto.
Torrio e Capone assumono il comando del regno nel South Side di Big Jim, mentre lui viene tumulato al cimitero. Tutti sanno che Al Capone vende alcolici illegalmente e rilascia questa dichiarazione alla stampa. Tutti mi considerano un truffatore perché vendo alcolici ed è illegale. Ma quando vengono serviti nei locali di Lakeshore Drive, allora è ospitalità. Il divieto calato sul paese fa nascere tutta una serie di bar e nightclub clandestini. Si andava dalle bettole più scadenti fronte lago alle sale da ballo alla moda. Questi locali richiedevano birra, vino e alcolici. La banda di Capone prende gli ordini e stabilisce i prezzi. Quando un contrabbandiere concorrente cerca di abbassare il prezzo o di soffiare uno dei clienti di Capone, i suoi gorilla cercano di spaventarlo con atti vandalici o con aggressioni fisiche. Madison Street divide la Windy City nel South Side, territorio di Torrio e Capone, e il North Side, controllato dal gangster irlandese Dean O'Banion, cattolico e anti-italiano convinto. O'Banion sa come conquistare la gente e distribuisce regolarmente agli indigenti cibo, denaro e mobili. Ha un negozio di fiori come copertura. Considera Capone e i suoi atei amorali e mangiaglio che traggono profitto dalla prostituzione. Ma Dean O'Banion è un avversario temibile che ha al suo servizio centinaia di banditi e malviventi, soprattutto irlandesi, ebrei, ma anche italiani. Inoltre porta sempre con sé 3 pistole. O'Banion sa che la gang di Capone e Torrio intende espandersi e conquistare il controllo della parte nord della città. Propone a quest'ultimo la vendita della fabbrica di birra nel North Side per $500,000. Torrio l'acquista e assume il controllo. Alcuni giorni dopo, un raid della polizia fa chiudere il posto e Torrio viene arrestato. Capone non crede ad una coincidenza. L'8 novembre 1924, 3 sicari al servizio del criminale fanno irruzione nel negozio di O'Banion e sparano. L'uomo cade in un secchio d'acqua, morto. L'alleato di O'Banion, Amy Wise, giura di vendicarlo e cerca più volte di uccidere Capone, ma senza fortuna. Ferisce in modo grave Johnny Torrio, il quale decide che il gioco è troppo pesante. Parte per l'Italia lasciando tutto nelle mani di Capone. A 25 anni Capone guadagna $5 milioni l'anno. Gestisce gli affari dal suo quartier generale che ha sede nel lussuoso Lexington Hotel. Ha anche acquistato una casa per le vacanze in Florida. Ha un palco sempre riservato all'opera che può ospitarlo insieme alle numerose guardie del corpo. Ma tutto questo non gli basta. Vuole il controllo del North Side. E mentre lui complotta, Jaime Wise colpisce. Il 20 settembre 1926, mentre Al Capone sta bevendo un caffè, sopraggiunge con Bugs Moraine e 8 auto cariche di sicari armati di mitragliatrici. Una sventagliata di proiettili riduce il posto ad un colabrodo. Il messaggio di Jaime Wise è chiaro. Capone ne esce illeso e chiede una tregua. Ai confidenti giura: quei bastardi sono morti, avete capito? Morti, morti, morti. Capone seleziona i suoi 4 migliori sicari, Frank Diamond, Frank Nitti, John Scalise e Albert Anselmi. I 4 affittano un appartamento di fronte al quartier generale di Amy Wise e aspettano. Qualche giorno dopo, l'uomo arriva a bordo di una berlina con 3 guardie del corpo. I colpi delle mitragliatrici rompono il silenzio della notte e Wise cade a terra morto. Eliminato il rivale, Capone assume il quasi totale controllo del racket di Chicago. Le bustarelle vengono pagate regolarmente a poliziotti, politici e giudici. Il sindaco riformatore Joseph Klena ostacola Capone. Già una volta Al l'ha spinto giù dagli scalini del municipio. L'ex sindaco corrotto Big Bill Thompson si ricandida. Grazie all'aiuto finanziario del gangster e ai suoi gorilla che pattugliano i seggi elettorali per fare in modo che i cittadini votino il candidato repubblicano, Chicago elegge Thompson e Capone controlla la città. Il racket del contrabbando d'alcol, della prostituzione e del gioco d'azzardo genera un giro d'affari di $105 milioni l'anno. A partire dal 1929 il dominio di Capone si estende oltre la città di adozione. Controlla oltre 10.000 bar illegali nell'Illinois e controlla una parte del contrabbando di alcolici dal confine canadese fino alla costa della Florida. Sa che c'è chi lo vuole morto.
Al viaggia su una limousine McFarland blindata pagata $12,000. Un'auto blindata la precede sempre e un'altra berlina la segue. Ha tutte le ragioni di preoccuparsi. Bugs Moraine, un esponente sopravvissuto del clan di O'Banion, vuole farlo fuori. Scarface decide di fargli una sorpresa per San Valentino. A distanza. Il 14 febbraio 1929, cinque agenti in uniforme piombano nel nascondiglio dove Moraine produce illegalmente alcolici. Pensando ad una normale retata, i sette delinquenti si allineano con calma contro il muro in attesa di essere perquisiti e ammanettati. Sanno che saranno liberati da Moraine nel giro di qualche ora. All'esterno, Bugs Moraine ha visto la polizia entrare e scappa. Non è la prima volta che per un colpo di fortuna riesce a salvarsi. Intanto i suoi uomini sono stati fatti disporre con il viso verso il muro. All'ultimo, uno di loro nota che i poliziotti di solito non usano i mitra. È troppo tardi. Le pallottole crivellano il muro e qualche istante dopo sette uomini giacciono a terra in una pozza di sangue. Un cane da guardia legato guaisce e urla. Capone intanto se la gode in Florida. È diventato il re assoluto di Chicago. Seguono altri omicidi, tra cui quello del reporter Jake Lincoln. Fino a quel momento i giornalisti e le donne sono intoccabili. All'inizio la polizia sospetta che Capone abbia fatto uccidere l'uomo per i suoi servizi giornalistici esplosivi. In seguito gli agenti scoprono che Lingel era al soldo di Capone e che aveva speso $50,000 in bustarelle e mazzette. Tre mesi dopo, Al in persona uccide ammazzate due sicari colpevoli di avere tradito, travolto dalla furia omicida. Intanto la Grande Depressione colpisce il paese. Al Capone cerca di migliorare l'immagine pubblica con opere di bene e apre una mensa per i senza tetto di Chicago. Nel 1929 il Ministero del Tesoro accusa Capone di irregolarità fiscali. L'agente del Tesoro Elliot Ness, un laureato di 26 anni, apre un secondo fronte che vuole essere un'azione diversiva destinata a coprire il vero motivo dell'attacco. Noto per la sua onestà, Ness muove guerra all'impero di Capone con una squadra composta da 9 persone denominata The Untouchables, gli intoccabili, perché immuni dal rischio di corruzione. La storia è stata raccontata più volte nel corso degli anni, sottolineando le sparatorie brutali, l'irruzione nelle fabbriche di birra di Capone e la guerra fatta al criminale bottiglia dopo bottiglia, barile dopo barile. Migliaia di litri sono stati distrutti. Come si può vedere, il raid è stato un successo. Vi piacerebbe provare a fare una doccia come questa? Prima che gli agenti abbattessero le porte e distruggessero i barili, questa fabbrica produceva birra per un valore di $5,000 al giorno. Al costo di 25 centesimi il bicchiere, stiamo parlando di 20,000 bicchieri. Ma tutto ciò appartiene al passato. Questo nettare schiumoso si riverserà nel fiume dove i pesci potranno goderne senza sborsare nulla. Pare che agli agenti sia venuta sete durante l'operazione e che di tanto in tanto si siano fermati a bere un bicchiere d'acqua. Ma sono riusciti a non cedere alla tentazione. Nel 1931 la giuria dichiara Al Capone colpevole di evasione fiscale. Viene condannato a scontare 11 anni di reclusione. C'è grande fermento nella prigione della contea. È finalmente successo, ed ecco la prova. Il signor Alphonse Capone, alias signor Al Brown, alias The Big Shot, si trova faccia a faccia con il nemico. Si dirige alla centrale di Durban Street con una scorta degna di un sultano. Tra poco il gangster più famoso del mondo si trasformerà in un ricordo sgradevole. E gli conviene tenere una buona condotta mentre è ospite dello zio Sam ad Atlanta. Sarà di nuovo in libertà tra 7 anni e mezzo. Fino al 1940 il signor Capone sarà il signor 40886. Questa volta dovrà scontare la pena. È una lezione per tutti. Accertatevi sempre di aver pagato le tasse. Capone non può essere processato per i 227 omicidi di nemici, rivali e affiliati avvenuti per sua mano o per suo ordine. Il gangster viene portato nel carcere federale di Alcatraz, dove i medici gli diagnosticano una sifilide al terzo stadio contratta anni prima in uno dei bordelli di Johnny Torrio. I danni neurologici sono progressivi e nel 1939 gli viene concessa la condizionale. Nella villa in Florida cena con la moglie, che ha sempre sopportato tutto, e il figlio, e gioca a carte con gli amici di un tempo.
Accoglie felice chi va a trovarlo, ripetendo in mezzo ad un discorso sempre le stesse parole. Ehi là, come ti va? Quando il suo cuore cessa di battere nel 1947, il suo nome è solo il ricordo di un passato burrascoso. Meyer Lansky, Lucky Luciano e Bugsy Siegel definiscono tre tratti diversi del boss mafioso. Il trio si incontra nel 1918 quando il quindicenne Meyer Lansky, alto circa 1,65 m, interrompe una rissa tra il 21enne protettore Salvatore Luciano e uno spiritoso 12enne che risponde al nome di Benny Siegel. Le loro vite e carriere si intrecciano, ma le personalità li rendono unici e la fine di ciascuno è diversa. Dopo la rissa con il giovane Lucky Luciano, l'atteggiamento e il temperamento di Benny Siegel fanno scattare qualcosa nel ragazzino Meyer Lansky, che decide di porre fine alla vita onesta. Lansky sfrutta la sua intelligenza per attività criminali, organizza giochi d'azzardo, manda Benny Siegel e gli amici delinquenti a ricattare i negozianti e a corrompere i poliziotti. Meyer rimane nell'ombra. È la mente del gruppo. Insieme a Siegel organizza un traffico di auto rubate, fornendo auto ai criminali per le rapine e rivendendo quelle veloci a prezzi molto convenienti. Il furto con scasso è il passo successivo. Pellicce, contanti e gioielli che, venduti, fruttano una percentuale a Meyer. Joe the Boss Masseria prende i ragazzi sotto la sua ala. Espandendo il suo impero, Lansky si allea ad un gangster che risponde al nome di Louis Buckhalter, Lepke per gli amici. I suoi uomini accettano di lavorare come killer per altre gang, impedendo alla polizia di risalire ai colpevoli. L'obiettivo di Lansky, concordato con Luciano, è quello di riunire sotto un'unica organizzazione tutte le gang perché si rispettino e si proteggano a vicenda. Sanno che i vecchi capi mafiosi si opporranno al piano e aspettano il momento propizio. A metà degli anni 30 Lansky organizza una coalizione simile ad una corporazione che consolida il potere e cerca di impedire che la guerra tra bande finisca per rovinare la piazza a tutti. La commissione è composta da Lucky Luciano, Joe Adonis, Albert Anastasia, Lepke Buckhalter e Dutch Schultz. I confini dei territori vengono delineati come cartine politiche. Non ci devono essere invasioni di campo. Gli assassini dovevano essere approvati dalla commissione. I criminali meno importanti portavano le controversie davanti all'organo, la cui decisione era inappellabile. L'attenzione si focalizza su Meyer quando il contrabbandiere ed assassino Dutch Schultz vuole eliminare il suo nemico nell'ufficio del procuratore distrettuale. Dutchman chiede che i colleghi approvino l'omicidio di Thomas Dewey. Nessuno vuole macchiarsi dell'omicidio del procuratore distrettuale. Schultz si ribella e promette che ucciderà l'uomo da solo. Quando se ne va, il destino di Dutchman è ormai segnato. Tre sicari fredano Dutch Schultz nel suo ristorante preferito a Newark, in New Jersey. Il suo racket passa al sindacato del crimine. Pur essendo meno violento dei rivali, Lansky è altrettanto spietato. Chiunque faccia il doppio gioco non ha speranza di farla franca. L'influenza di Lansky si estende fino allo stato della Louisiana grazie alla collaborazione del governatore Huey Kingfish Long. I tentacoli di Lansky raggiungono anche la Florida, le Bahamas e Cuba, dove il dittatore Batista dà alla mafia carta bianca su gioco d'azzardo, droga e prostituzione, a patto di poter dire la sua. Nel corso degli anni 40 Lansky accumula potere e denaro, sempre con diplomazia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Meyer cerca di ottenere la scarcerazione di Lucky Luciano. Gli alleati stanno per invadere l'Italia e serve un punto d'appoggio in Sicilia. In cambio di un favore, Lansky potrebbe fornire guide locali alle truppe alleate. Meyer discute del progetto con Luciano, che contatta Calogero Vizzini a Palermo. Gli uomini del mafioso diventano una sorta di armata clandestina che guida le truppe alleate tra le colline, fornendo informazioni sull'esercito tedesco e italiano. Luciano e Lansky costituiscono un'alleanza tra la mafia e l'intelligence statunitense che durerà per decenni. Nel corso degli anni 50 la vita per le famiglie mafiose si fa dura. La commissione del Senato per il crimine organizzato, presieduta da Estes Kefauver, mette in ginocchio i criminali nelle alte e basse sfere.
La compagna dalla chioma rossa del defunto Bugsy Siegel porta un tocco di glamour e umorismo in tribunale. Io ho lavorato per un po'. Gli uomini che ho incontrato non erano gangster, truffatori o come li definite voi. Loro mi invitavano fuori. Andavamo a divertirci e ogni tanto ricevevo qualche regalo. Ma non stavo solo con loro. Per anni sono andata in Messico e lì frequentavo altri uomini. Come molte altre ragazze, ricevevo cose in cambio. Mi compravano ciò che volevo. Quando stavo con Ben, era lui che pagava. Con Ben intende Ben Siegel? Sì. Ha mai ricevuto soldi da qualche altra persona che abbiamo definito gangster oltre a Ben Siegel? No. Ha mai ricevuto soldi da Costello? No. E ha mai preso soldi da Meyer Lansky? Non ho mai preso soldi da nessuno di loro. Da nessuno? Da nessuno di loro, nessuno di quelli di cui ho letto e che conosco mi ha dato dei soldi. Nessuno dei suoi amici? No, nemmeno ci parlo. Avrò incontrato Charlie una o due volte, ma non ci parliamo. Non le piace? No. Frank Costello, il primo ministro del sindacato, non si sbottona neanche durante l'interrogatorio con contraddittorio mandato in diretta TV. Lei faceva il contrabbandiere nel 1922 e faceva arrivare gli alcolici direttamente dall'Inghilterra e dal Canada, è vero? No, non è così. Nella deposizione rilasciata il 4, non ha ammesso di aver importato o ordinato alcolici dal Canada e di avere poi negato che fosse roba sua e non li ha poi venduti nel nostro paese? Ho acquistato alcolici e li ho venduti, ma non li ho trasportati personalmente. E così ha infranto la legge e si è preso gioco della Costituzione. Beh, credo che si possa dire, sì. Poco dopo Costello scampa ad un'imboscata organizzata da Vincent The Chin Gigante, che diventerà a sua volta un boss di New York. L'uomo decide di ritirarsi dalle scene. Negli anni 50 Lansky si trova alle prese con una nuova generazione di criminali e decide di affrontarla alla vecchia maniera, con omicidi e intimidazioni. La sua organizzazione si estende da Hong Kong alla Colombia ed è orgoglioso che sia così capillare. Il valore dell'impero è stimato intorno ai 300 milioni di dollari. Nel 1970 il governo rinvia a giudizio Meyer Lansky per evasione fiscale. L'uomo fugge in Israele. Grazie alla legge del ritorno il paese accetta ebrei provenienti da qualsiasi nazione, ma i precedenti di Meyer sollevano problemi di ordine morale e diplomatico. Nel 1972 Lansky alla fine torna negli Stati Uniti per affrontare le accuse. Il gran giurì lo condanna per violazione della legge ed evasione fiscale, ma per una vita trascorsa all'insegna della criminalità la pena è davvero esigua. Bello, affascinante e volubile, Benny Siegel diventa il gangster numero uno di Hollywood. I criminali della East Coast preferiscono la discrezione, ma Ben Siegel ama stare sotto i riflettori. Amici e nemici lo ritengono pazzo per la sua follia omicida. Tutti sono convinti che gli manchi qualche venerdì e non a caso viene soprannominato Bugsy, cioè folle. Dopo aver commesso una serie di omicidi, il sindacato decide di mandarlo sulla West Coast ad ampliare l'area di influenza. Los Angeles è in piena espansione, i guadagni facili sono a portata di mano per una mente sveglia che dispone di angeli custodi. Il boss della zona, Jack Dragna, non vuole spartire la torta con nessuno, ma è meglio perdere metà dei profitti che venire ucciso. Né la polizia né la mafia della East Coast provano rispetto per Dragna e i suoi compari, tra cui figura Mickey Cohen. È a loro che si ispira il libro La gang che non sapeva sparare, da cui fu poi tratto un film. I giornali descrivono Siegel come uno sportivo che trascorre molto tempo all'ippodromo con persone facoltose, mafiosi e star del cinema. Siegel rinsalda l'amicizia con George Raft, un amico di Hell's Kitchen, un sobborgo newyorkese che si è fatto strada nel mondo del cinema. Raft sfrutta la sua conoscenza dell'ambiente per rendere credibili i ruoli da gangster che interpreta. Raft è sempre disponibile a prestare soldi a Ben Siegel quando ne ha bisogno, anche se sa che non potrà mai chiedergli di restituire i prestiti. Insieme a Jack Dragna, Bugsy allestisce una rete internazionale per inviare i risultati delle corse dei cavalli ai bookmaker di tutto il paese, ovviamente dietro pagamento di una percentuale. Siegel contribuisce anche a creare un traffico di stupefacenti attraverso il Messico e sostiene una nave casinò, The Rex, ancorata in alto mare oltre il limite delle 12 miglia.
Benché sposato e padre di due bambine sulla East Coast, Bugsy è uno sciupa femmine. Si lega a Dorothy Taylor, contessa di Frasso. L'entusiasmo annulla spesso il buon senso dell'uomo. Alla fine degli anni 30, prima dello scoppio della guerra, due imbroglioni gli offrono i diritti in esclusiva di un nuovo super esplosivo denominato Atomite, 30 volte più potente della dinamite. Per dimostrare che funziona, i truffatori fanno esplodere metà montagna. Bugsy e la contessa decidono di venderlo a Mussolini, che paga un anticipo. I due sedicenti scienziati scompaiono, lasciando Bugsy alla collera del dittatore. Nel frattempo, la contessa apre le porte della sua dimora a nazisti delle alte sfere, come Hermann Göring e il dottor Joseph Goebbels. Siegel detesta entrambi e vorrebbe ucciderli. Purtroppo, non attuerà mai il suo piano. Negli anni 40 la mafia passa un periodo difficile. Un killer dell'organizzazione, Abe Reles, noto come Kid Twist, viene arrestato e comincia a parlare. Nelle deposizioni rese in due anni, fa il nome di Siegel, Lansky, Lucky Luciano e decine di boss, membri e sicari. Kid Twist toglie il disturbo lanciandosi dalla finestra di un hotel sorvegliato. Nessuno riesce a dimostrare che qualcuno l'abbia spinto. Ma la sua testimonianza è fondamentale nel processo del 1941 contro Louis Buckhalter. Lepke spende una fortuna per difendersi dall'accusa di omicidio plurimo, ma perde. L'esecuzione sulla sedia elettrica del boss fa tremare tutto il mondo mafioso. Siegel contribuisce a limitare i danni causati dalle rivelazioni di Reles, assassinando di persona l'amico di vecchia data Harry Greenberg a Los Angeles e Whitey Krakower a Manhattan. Arrestato in California per l'assassino di Harry Greenberg, Siegel entra ed esce di prigione, ma riesce sempre a farla franca. Bugsy trova una nuova fiamma, Virginia Hill, la rossa del boss mafioso Joe Adonis. Anche lei, come Siegel, è protagonista di liti accese, ma sa quando tenere la bocca chiusa. Siegel scopre anche il deserto. Socchiudendo gli occhi, Bugsy immagina di costruire un paradiso di classe dove sarà possibile giocare 24 ore su 24 alle slot machine, a poker e a blackjack, bevendo alcolici in compagnia di belle figliole. Siegel ottiene il benestare della commissione per investire 2 milioni di dollari in un progetto chiamato The Flamingo, il nomignolo con cui chiama Virginia. Ancora una volta l'ego di Bugsy offusca il buon senso. Durante la guerra i materiali da costruzione scarseggiano e hanno costi elevatissimi. Siegel non rinuncia perché è convinto della riuscita del progetto. I costi di realizzazione lievitano da 2 a 6 milioni di dollari. Meyer cerca di farlo ragionare e chiarisce le cose. Se i guadagni non arriveranno subito, dovrà pagare di tasca sua. Siegel è convinto che il progetto funzionerà. Il paradiso degli scommettitori ideato da Bugsy non è ancora completo quando il Flamingo apre nel dicembre 1946. Al locale mancano gli ultimi ritocchi e l'impianto elettrico è difettoso. Siegel è certo che alle star del cinema piacerà l'idea di volare a Las Vegas per Natale, ma perde la scommessa. Come se non bastasse, il tempo è pessimo. Bugsy ingaggia i fratelli Ritz per l'ultimo dell'anno, incurante del fatto che siano considerati banali. Ben Siegel li trova isterici. Arrivano Jimmy Durante e George Raft, l'amico di Bugsy, ma il vento e la pioggia inducono l'entourage di Hollywood a restare a casa. È un fallimento totale. Siegel pensa che la battuta d'arresto sia temporanea e decide di chiudere e riaprire il locale a primavera. A febbraio Lucky Luciano convoca una riunione a L'Avana. L'organizzazione aveva sborsato milioni per il progetto e Bugs si comportava come se fosse il capo assoluto. Meyer Lansky è convinto che un paio di milioni siano scomparsi per mano di Virginia Hill. La donna nega, ma subito dopo compie un viaggio non programmato in Messico. Inoltre pare che Siegel abbia venduto addirittura il 300% del casinò. Ben non si piega a Meyer e decide di giocare secondo le sue regole. Niente e nessuno può fargli cambiare idea. Ben Siegel sta giocando a Monopoli nel deserto con la loro grana. Luciano dà l'ordine e Lansky deve farlo eseguire. Più tardi affermerà di non aver avuto scelta. Siegel torna a Los Angeles per riposarsi. Mentre legge il giornale seduto sul divano della sua casa milionaria di Virginia, non si rende conto che è arrivata la resa dei conti. All'esterno un sicario attende con una potente carabina.
Tre colpi infrangono il vetro di una finestra e colpiscono Bugsy alla testa. Uno dei suoi occhi azzurri schizza in mezzo alla stanza. Qualche minuto dopo, Mossadway e compari irrompono nel flamingo, dichiarando che Ben è morto e che il locale da quel momento è loro. Diversamente dal passato, il funerale è celebrato in tono minore. Pochi dei soci vi partecipano per paura che i boss si facciano un'idea sbagliata. Virginia Hill, senza che vengano avanzate richieste, rende al sindacato i milioni sottratti. L'eredità di Siegel fiorisce nel deserto. Bagnata dall'alcol e ingrassata dal denaro facile, cresce come una pianta rigogliosa. Dopo il Flamingo nascono il Sands, il Sahara, il Riviera e tutti gli altri. Las Vegas dà vita a Reno, Lake Tahoe, Atlantic City e Laughlin. Ben Siegel aveva ragione quando diceva che la gente, attratta dalle luci, spende senza accorgersene. Nei 50 anni successivi il locale guadagnerà miliardi di dollari. Ma è una magra consolazione aver avuto ragione quando si finisce in obitorio, con un'etichetta che riporta il nome scritto in modo errato. Lucky Luciano, all'anagrafe Salvatore Lucania, nasce a Napoli. A 10 anni Sal abita a New York e ha già compiuto il suo primo furto. A 18 anni è un esperto nello spaccio di stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione che esercita con l'uso della forza. Si diverte a umiliare le prostitute. Il giovane fa parte della Five Points Gang, nota per la sua brutalità. Spaccia marijuana e lavora insieme ad un killer corpulento che risponde al nome di Al Capone. Abbandona il cognome Lucania e sceglie Luciano perché è più vigoroso, ma per tutti gli amici è Lucky. Arrestato più volte per omicidi tra gang, Luciano riesce sempre a cavarsela. Non accetta che il codice del silenzio si trasformi in una minaccia alla sua sicurezza. Il suo impero della prostituzione a Manhattan offre meretrici da due soldi, ma anche showgirl da $100 a notte, pari a $2,000 di oggi. Con oltre 5,000 donne costrette a vendere il proprio corpo, all'età di 30 anni il povero contadino arrivato da Napoli è già milionario. La fortuna di Luciano si manifesta durante un attentato nel 1929. Malviventi sconosciuti, forse appartenenti alla gang di Lex Diamond, lo accoltellano, gli conficcano un rompighiaccio nella schiena e lo picchiano selvaggiamente. Luciano è l'unico mafioso a essere scampato a un'esecuzione. Non apre bocca con la polizia. Amico di tutti, nessuno gli darebbe la caccia perché non ha nemici. Poco dopo, gli uomini di Diamond scompaiono uno ad uno o vengono ritrovati morti per le strade di New York. Nessuno accenna al nome di Luciano. Almeno in 12 muoiono per mano sua, ma nella realtà dei fatti potrebbero essere 5 volte tanto. Il capo dei capi a New York è Giuseppe Masseria, detto Joe the Boss. Il criminale fa affidamento su Luciano, che a sua volta si serve di un giovane delinquente, Vito Genovese. A questo punto Lucky e Vito collaborano con Joe the Boss nella guerra contro la gang rivale di Maranzano. Le strade di New York sono imbrattate del sangue della guerra tra bande criminali. Il conflitto coinvolge Chicago e Cleveland e tutti gli altri luoghi in cui le gang antagoniste combattono per il controllo degli alcolici, della prostituzione, del gioco d'azzardo e del traffico di droga. Purtroppo il conflitto Masseria-Maranzano minaccia la vita di tutti. La morte e la povertà non rientrano nel piano a lungo termine di Lucky. Insieme a Meyer Lansky, il gangster chiede una commissione per sovrintendere al racket, una moderna visione imprenditoriale del crimine che si discosta da quella tradizionale della mafia, in cui ogni fazione è guidata da uno dei vecchi più influenti. Viene formata una squadra di sicari appartenenti a varie gang newyorkesi, tra i quali Bugsy Siegel, Albert Anastasia, Vito Genovese e Joe Adonis. Attendono fuori dal ristorante in cui Lucky pranza con Joe the Boss. Quando Luciano va a lavarsi le mani, i killer entrano e fanno fuoco per uccidere Masseria. Charlie Lucky annuncia una tregua e concede al vecchio Salvatore Maranzano di diventare il capo assoluto per un lasso di tempo di 6 mesi. È proprio lui a introdurre nella mafia statunitense il termine Cosa Nostra, un'espressione tipica mutuata dal gergo malavitoso siciliano. Nel settembre del 1941, 4 uomini travestiti da poliziotti entrano nell'ufficio di Maranzano e lo assassinano. Eliminato l'ultimo esponente della vecchia generazione di padrini, Luciano diventa il capo assoluto del racket newyorkese. L'omicidio cambia la struttura della mafia.
La società segreta aveva visto la luce oltre 5 secoli prima, quando i siciliani si erano organizzati per liberarsi dall'invasore francese. Nel XIX secolo il patriottismo si trasforma in corruzione. Innumerevoli ricattatori, assassini e ladri, migliaia dei quali emigrati in America, depredano i compaesani siculi. Se un tempo l'appartenenza alla società non poteva quasi prescindere dall'avere origini siciliane, Luciano e il suo vice, Vito Genovese, entrambi napoletani, aprono la mafia a tutti i malviventi italiani. Luciano domina sul suo impero relativamente calmo da una suite principesca del Waldorf. Anche dopo la fine del proibizionismo, il patrimonio del gangster non perde valore. L'eroina, la cocaina, la prostituzione e il gioco d'azzardo fanno di lui un uomo ricco sfondato, con un patrimonio che gli consente di comprare la polizia per non finire dentro. Nel 1935 il procuratore distrettuale Thomas Dewey attacca i mafiosi più in vista di New York grazie alla collaborazione del sindaco di origini italiane Fiorello La Guardia. In cima alla lista c'è il barone della birra Dutch Schultz, accusato di evasione fiscale. Luciano, Genovese e gli altri sono pronti ad accaparrarsi il territorio del gangster. Schultz la fa franca e chiede la testa di Dewey. Luciano e gli altri membri della commissione ordinano invece la sua eliminazione per proteggersi. Ma Dewey vuole incastrare anche Lucky. Sono in molti a non parlare per paura, ma le dimensioni dell'impero di Luciano non lo aiutano. Pochi uomini coraggiosi testimoniano e Lucky viene condannato per 90 casi di estorsione e sfruttamento della prostituzione. Viene condannato da 30 a 50 anni di reclusione nel carcere di Dannemora. Le autorità gli negano 2 volte la libertà vigilata, ma Charlie ha un altro colpo di fortuna. Il Normandy, lussuoso mercantile di linea, prende fuoco sull'Hudson mentre viene trasformato in una nave per il trasporto truppe. La polizia sospetta che sia un sabotaggio nazista. Alcuni scaricatori potrebbero simpatizzare con le potenze dell'asse, soprattutto l'Italia. La mafia ha il controllo della zona portuale e Luciano chiede agli operai di contribuire allo sforzo bellico e di sistemare come si deve eventuali traditori. Da quel momento non si verificano più casi di sabotaggio. Alla fine della guerra Luciano viene scarcerato, ma espulso dal paese perché indesiderato. Lansky e Frank Costello vengono a salutarlo, entrambi con una valigia. L'una contiene un nuovo guardaroba, l'altra $500,000 in contanti. Luciano ha diversi nemici in Italia, ma pochi con una reputazione inquietante quanto la sua. Nell'immediato dopoguerra assume il controllo delle bande criminali di Roma. Lansky e il fedele Costello gli forniscono la quota di proventi che gli spetta, ma Charlie Lucky si annoia in Italia. Parte per L'Avana e nel febbraio del 1947 convoca una riunione dei capi. I nomi che contano si presentano offrendo rispetto e denaro. Lucky ordina a Bugsy Siegel di rimborsare il denaro che ha preso a prestito dai vari sottoposti. Siegel viene assassinato 4 mesi dopo. Lucky diventa insofferente al caldo dell'Havana. Un reporter scopre la sua identità e la notizia giunge negli Stati Uniti. Nonostante le bustarelle distribuite da Lansky, il governo americano preme perché Batista cacci Luciano dal paese. Nemmeno il governo italiano è contento di averlo ospite. Dichiarato persona non gradita a Roma, va a vivere nella nativa Napoli, dove conduce una vita tranquilla da signore di mezza età con la compagna, controllando il flusso di milioni di dollari generati dal traffico di stupefacenti dall'Europa agli Stati Uniti. L'avidità di Vito Genovese lo spinge a ordinare l'assassinio di Albert Anastasia e Costello, legati a Lucky. Eliminato Anastasia e con Costello ferito, Genovese non vede più ostacoli alla presa del potere. Per rendere pubblica l'acquisita supremazia, convoca una riunione nella zona nord di New York, a cui partecipano tutti i principali nomi del crimine organizzato, tranne Luciano e Meyer Lansky. Con la collaborazione di Carlo Gambino, i due fanno in modo che Genovese venga arrestato per droga l'anno successivo. Sconterà 15 anni di prigione. Benché sia in esilio, è meglio non pestare i piedi a Luciano. Alla vigilia dell'uscita di film contro gli italiani come Gli Intoccabili, ritiene che sia arrivato il momento di raccontare la sua storia. Nel gennaio 1962 incontra il produttore cinematografico Martin Gosch all'aeroporto di Napoli per discutere la sceneggiatura di un film e muore per infarto. A Salvatore Lucania, alias Charles Luciano, alias Charlie Lucky, vengono riservati gli onori di un sovrano. Re dei protettori, zar dell'eroina e monarca degli omicidi.
Il flusso di immigrati italiani e siciliani all'inizio del 1900 genera il fenomeno della mano nera. I malviventi italiani approfittano di altri immigranti sfruttando l'isolamento e il timore della polizia. Chi non paga rischia di finire male. Più complesse sono invece le società segrete come la mafia, composta da immigrati siciliani, e la sua diretta concorrente, la camorra, di origine napoletana. Quando il crimine diventa un business, negli anni 30, i nomi diventano più vaghi e generici. L'outfit, l'organizzazione. Ciò che non cambia è l'omertà, il codice del silenzio. I membri devono avere le labbra cucite. Nel 1951 il senatore Estes Kefauver apre un'indagine del Congresso sulla criminalità tra stati, uno spettacolo a cui prendono parte nomi grossi, ma dove l'azione scarseggia. Frank Costello, uno dei fondatori di Cosa Nostra negli anni 30 e amico fidato di Lucky Luciano negli Stati Uniti, non ha niente da dichiarare. Joe Adonis si appella al quinto emendamento, secondo cui nessun sospetto può essere costretto ad autoincriminarsi. Verrà esiliato nel 1953. Grazie a Kefauver, la corruzione attuata dalla nuova criminalità organizzata viene portata alla luce in diverse città del paese, nonostante il capo dell'FBI, J. Edgar Hoover, neghi il fatto per ragioni inspiegabili. Joe Valaci è una piccola rotella all'interno dell'ingranaggio del crimine americano. Malvivente e assoldato dai boss, obbedisce agli ordini della mafia di New York, lavorando nell'industria dell'abbigliamento. Nei suoi 30 anni di carriera segue l'evoluzione del crimine. Impegnato nelle lotterie illegali negli anni 30, Valaci ha le mani in pasta anche nel mercato nero durante la guerra e spaccia eroina e cocaina. Dopo vari arresti per droga, finisce nella prigione federale di Atlanta. Nel penitenziario è detenuto anche il boss Vito Genovese, che lo considera una scocciatura e un potenziale problema. A differenza dell'insignificante Valaci, Genovese può considerarsi un sopravvissuto. Coetaneo di Luciano, il boss è riuscito ad evitare la prigione, lasciando il paese nel 1937 con un patrimonio stimato intorno ai 2 milioni di dollari. Arrestato e ricondotto negli Stati Uniti, Genovese viene processato per un omicidio commesso in passato. Uno dei due testimoni muore avvelenato e Vito lascia il tribunale, determinato ad ottenere il controllo dell'organizzazione. L'esilio di Luciano gli permette di levare di mezzo chiunque non dimostri di sostenerlo in tutto e per tutto. Negli anni 50 si assiste ad una recrudescenza degli omicidi pubblici che ricordano quelli degli anni 20. Albert Anastasia, imprevedibile capo di Murder Incorporated, è la minaccia più grande. Su ordine di Genovese, Anastasia viene freddato in modo brutale mentre si trova dal barbiere, per mano di Carlo Gambino e Gio Biondo, che lo riempiono di piombo. Gambino succede ad Anastasia. A capo della famiglia, Vincenzo Mangano. Nello stesso anno, Genovese convoca un'assemblea di malviventi nella zona nord di New York. Oltre 100 nomi del crimine provenienti da tutto il paese si riuniscono ad Appalachian, a New York, per assistere all'autoincoronazione di Vito Genovese a capo dei capi. Una raid della polizia trasforma l'incontro segreto in uno spettacolo. A distanza di meno di un anno, Genovese viene condannato a scontare una pena di 15 anni in una prigione federale per traffico di stupefacenti. Il gangster continua ad impartire ordini sia all'esterno che all'interno del carcere. Vittima della paranoia, sospetta che Joe Valaci lo abbia tradito, condannandolo alla detenzione. Saputo che Genovese ha ordinato la sua morte, Valaci colpisce per primo e lo aggredisce con un tubo. Lei è convinto che Genovese non abbia dato l'ordine di ucciderla in prigione? Sì, ne sono convinto, signore. È convinto? Sì. Quindi, quando ha visto Joe Beck, quello che pensava fosse Joe Beck davanti a lui, che cosa ha fatto? L'ho colpito al capo con un tubo. Un tubo di ferro del cantiere? Sì, stavano costruendo una fabbrica da quella parte del cortile. Sa, nella parte più estrema. E lei l'ha colpito con un tubo? Sì. Più di una volta? Credo tre volte. Tre volte? Sì. Uccide l'uomo sbagliato. Ora Valaci è accusato di omicidio. Anche se in isolamento, teme per la sua vita.
I tentacoli di Genovese arrivano fino alla cucina del carcere e molti dei nemici di Don Vito muoiono apparentemente a causa di cibi indigesti. Sa se Vito ha cercato di uccidere altre persone in prigione, avvelenandole o facendole impiccare? Ha fatto uccidere molte persone, ma non durante la detenzione. Ce ne sono state, questo sì, ma sarebbero morte per mano della Murder Incorporated. Se la ricorda, senatore? Sì? Un certo Peter Latempa è stato avvelenato in prigione. Come ha detto? Peter Latempa. Che cosa gli è successo? È stato trovato avvelenato. Avvelenato? A Raymond Street Jail. Doveva testimoniare contro Vito. E poi c'è stato un altro caso, quello di Abe Rails. Anche lui era un testimone ed è caduto giù dalla finestra. Valaci deve decidere se affrontare la condanna a morte o la condanna di un padrino sospettoso e sceglie di parlare. Accompagnato da una folta scorta di agenti federali, viene accompagnato nell'aula dove testimonierà davanti alla commissione sul crimine organizzato. È dai tempi in cui Nicola Gentile ha testimoniato per salvarsi la vita negli anni 30 che un membro della mafia non parla delle attività segrete della criminalità in America. Qualcuno si chiede se Valaci sappia davvero qualcosa. Non c'è niente di nuovo nelle informazioni fornite, solo una conferma di fatti e nomi che la polizia conosce da tempo. Lei appartiene a queste organizzazioni? Sì, esatto. Come si chiama? Ci appartenevo. Come si chiama l'organizzazione? Cosa Nostra, in italiano. Cosa Nostra, in italiano. Tutto ciò che appartiene alla famiglia. Tutto ciò che appartiene alla famiglia. Pochi malavitosi fuori da New York chiamano Cosa Nostra Outfit. I membri dell'organizzazione si fanno beffe di lui, ma Valaci viene preso sul serio da Vito Genovese, che mette una taglia di $100,000 sulla testa dell'uomo. Non verrà mai riscossa. Trascorrerà altri 9 anni in carcere. Infrangendo il codice dell'omertà, ha commesso un'eresia e non sarà l'ultimo. I gangster moderni evitano di farsi pubblicità. Un'eccessiva visibilità scatena la curiosità della polizia e se si conducono affari illegali, questo può rappresentare un problema. Non è il caso di John Gotti, uno spavaldo che ama l'eleganza, un malvivente violento che indossa costosi completi di seta. Ama definirsi un padrino della vecchia scuola. Ordina omicidi con la freddezza di Luciano e cammina impettito per la Grande Mela con lo slancio di Lex Diamond. A differenza di altri boss più anziani, Gotti esibisce il suo profilo. Viaggia in limousine guidate da autisti, si circonda di guardie del corpo e si fa riprendere dalle telecamere della televisione. Si crede un nuovo Al Capone o Bugsy Siegel. Gotti è un egocentrico che ha bisogno dell'attenzione dei subordinati e del prossimo in generale. Il suo sorriso sicuro diventa una consuetudine dei notiziari. La sua presa di posizione pubblica contro la droga e la violenza fa sperare in una nuova Cosa Nostra, più umana. Per un certo periodo i media lo mettono al centro dell'attenzione. A Gotti piace essere amato dal pubblico, sapere che gli attori vogliono conoscerlo, sentirsi a sua volta una star. È convinto di potersi candidare alle presidenziali e di vincere. Ma perché rinunciare al ruolo di re della mafia? Gotti dimentica che i boss hanno vita breve e che il pubblico ama vedere gli eroi cadere. Comincia presto la carriera da delinquente. La famiglia non appartiene alle cosche, ma il suo scopo nella vita è ottenere soldi e rispetto. Il suo atteggiamento spavaldo attrae uno sparuto gruppo di uomini che seguiranno il suo esempio. Il tirocinio diventa una vocazione. Carlo Gambino, ormai anziano, prende Gotti sotto la sua ala a metà degli anni 60. Il boss ha ereditato il regno di Albert Anastasia dopo l'omicidio del 1957. Gambino, ormai morente, sceglie Paul Castellano come suo successore. Gotti e altri invece preferirebbero Neil Della Croce. Castellano, come Anastasia, blocca l'ingresso di nuovi membri nella famiglia. Come il suo predecessore, teme che possano commerciare in eroina, minacciando l'autorità dell'organizzazione e scatenando i federali. Rapinando merci di contrabbando, Gotti riempie di soldi le casse di Castellano, ricettando oggetti rubati come pellicce, carne, mobili e qualsiasi altra cosa.
Fingendo di stimare Castellano, in privato Gotti lo insulta perché rifiuta di ammetterlo ufficialmente nella famiglia. Lo stesso anno viene però accettato insieme a un altro gangster intraprendente, Sammy Gravano, detto The Bull. Paul Castellano nomina Sammy personalmente e gli insegna l'etica della mafia. I mafiosi non trattano la droga, non oltraggiano la moglie o i figli di un altro gangster, né si affrontano fisicamente. Gravano prende il giuramento in modo serio e vive una vita in apparenza normale. John Gotti si considera l'uomo perfetto. Ha avuto due figlie fuori dal matrimonio, tradisce la moglie e fa vita notturna. Per la sua sconsideratezza, Gotti viene condannato per il tentato omicidio di James McBratney nel 1975 e due volte per rapina. Il gangster ama l'azione, mentre Castellano è troppo cauto e ha ragione. Una nuova legge viene varata per combattere il crimine organizzato. The Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, comunemente chiamata RICO Act. Se i fatti dovessero provare l'esistenza dell'intesa, l'organizzazione vacillerebbe. Avversario non facile, Castellano apprezza il valore dell'onestà tra famiglie. Mantiene buoni rapporti con il rivale Vincent The Chin Gigante, a capo della famiglia Gambino. Gotti decide che Castellano lo sta ostacolando. In modo subdolo coinvolge altri esponenti nel piano, pur giurando fedeltà davanti al boss. Nel 1980 uno dei cinque figli di Gotti viene investito dall'auto di un vicino e muore. È un incidente. Con una motocicletta prestata, il dodicenne Frank Gotti stava scorrazzando sulle strade. Ma la perdita fa provare a Gotti lo stesso dolore che lui ha causato ad altre persone. Il vicino scompare per sempre alcuni mesi dopo. Chi incontra Gotti spesso diventa una vittima. Nel dicembre del 1957 il gangster mette in pratica il suo piano segreto. Paul Castellano ha prenotato un tavolo per cenare alla Sparks Steakhouse sulla 46esima. La limousine con a bordo il boss si accosta al marciapiede. Quattro uomini aprono la portiera e giustiziano sia l'uomo che l'autista. Subito dopo Gotti si dice indignato e si impegna a trovare i killer. Nel frattempo diventa il capo assoluto della famiglia Gambino. Senza fare accuse dirette, Chin Gigante invia un messaggio al boss affermando che un giorno qualcuno pagherà per la morte di Paul. Chin ha ferito in modo grave Frank Costello nel 1957. Ora, perso lo smalto di un tempo, Chin finge di accusare il peso degli anni e passeggia per le strade in pigiama per convincere gli agenti che è un povero pazzo. In realtà è furbo. Sa che Gotti si è macchiato del crimine e cova vendetta. Dal negozio diventato suo quartier generale a Bensonhurst, Gotti gestisce il suo impero tramite minacce, violenze e omicidi. Evita un'accusa per aggressione quando la vittima all'improvviso dimentica chi lo ha picchiato quasi a morte. Un momento difficile è rappresentato da un processo basato sulla RICO Act, per il quale rischia una condanna a 25 anni. Benché le prove siano schiaccianti, Gotti affronta la corte con la solita sicurezza. Un'autobomba destinata a toglierlo di mezzo esplode durante il processo. L'uomo di fiducia del boss, Frank DiCicco, e il conducente muoiono nell'attentato. Gotti non immagina che dietro quel tentativo criminoso ci sia l'astuto Chin. L'uomo a cui si deve la sua imbattibilità in tribunale è Bruce Cutler, che mostra in aula una certa stizza piuttosto che grandi doti da avvocato. Il legale alza la voce e Gotti ama gli uomini del suo stampo. All'insaputa dell'accusa e del giudice, uno dei giurati si lascia corrompere. Sapendo di farla franca, Gotti non perde la calma. Nasce il mito di Teflon Don. Tutto gli scivola addosso. Gotti si considera un padrino vecchio stampo, ma non rispetta le regole di Cosa Nostra. Abituati ai boss criminali, i cittadini di New York trovano che abbia classe, soprattutto quando condanna pubblicamente il traffico di eroina, che assicura non entrerà mai nella sua organizzazione. Ma ha guadagnato una fortuna tramite la cocaina e l'eroina attraverso i suoi sottoposti, compreso il fratello. Pian piano le forze dell'ordine stringono le fila e mettono sotto videosorveglianza il suo covo. In una stanza segreta nell'edificio vengono piazzate alcune cimici.
Le autorità cittadine vogliono riuscire a inchiodare il malvivente. Le registrazioni audio dimostrano che non è l'affascinante duro dall'elevata moralità che vuol far credere. È un trafficante di droga, un cialtrone omicida che durante le conversazioni manca di rispetto agli assenti. Sospettoso anche dei suoi uomini più fidati, ancora una volta Gotti infrange le regole e fa entrare il figlio nell'organizzazione bypassando molti altri che ne avrebbero più diritto di lui. Le registrazioni audio devono essere interrotte quando l'avvocato di Gotti, Bruce Cutler, o quello di Sammy, Gerald Schargel, entrano al quartier generale del boss. Per legge queste conversazioni sono riservate, ma ci sono prove che dimostrano che entrambi i legali rappresentano altri membri della criminalità organizzata, benché pagati da Gotti. Ciò significa che non sono più solo rappresentanti legali, ma fanno anche parte di un'organizzazione criminale e le loro conversazioni perdono il carattere di riservatezza. La polizia li riprende per mesi e registra confessioni incriminanti e alla fine Gotti è costretto a tornare in aula. L'uomo di fiducia del boss, Carlo Vaccarezza, organizza dimostrazioni a suo favore davanti al tribunale, vivaci e spontanee quanto marce a Pechino o Teheran. I suoi legali non possono più difenderlo e Gotti perde il suo solito atteggiamento distaccato. Ha lo sguardo accigliato, bestemmia e sputa con disprezzo verso i testimoni, l'accusa e il giudice. Dietro alla maschera dell'uomo gentile e assennato si nasconde un malvivente che ha ingannato l'organizzazione per arrivare ai vertici del potere. La voce registrata di Gotti apre gli occhi e le orecchie di Gravano. Sam the Bull capisce che la lealtà che ha portato al boss non è stata ricambiata. Ha dato senza nulla ricevere in cambio. A che scopo tenere la bocca chiusa e affondare per il capo? Gravano fa sapere all'accusa di essere disposto a parlare in cambio di un accordo. In gran segreto il procuratore distrettuale lo fa portare in un carcere di massima sicurezza dove il malvivente comincia a fare delle rivelazioni. Gravano spiega in retroscena dell'uccisione di Paul Castellano, chi ha partecipato, chi ha sparato, chi ha ordinato l'omicidio. Su Gotti a questo punto, oltre alle varie accuse, pesa anche quella per omicidio. Le registrazioni e la testimonianza di Sammy the Bull rendono Teflon Don attaccabile per la prima volta. Ora deve fare i conti con la giustizia. Il 2 aprile 1992 viene dichiarato colpevole in giudizio. È condannato a più ergastoli e portato nel penitenziario di Marion, in Illinois. La testimonianza di Sammy the Bull ha effetti devastanti sulla confraternita facente capo a Gotti. La gang continua a sopravvivere sotto il controllo dell'inesperto figlio del boss, ma uno dei tentacoli del crimine organizzato newyorkese è stato reciso. Le immagini dell'audio sono inevitabili.
Nella storia del crimine americano, un nome si erge su tutti gli altri e rappresenta il prototipo del moderno boss mafioso, Scarface Al Capone. Dopo di lui, altri criminali hanno avuto regni più lunghi, controllato aree più estese e guadagnato più soldi, ma Al Capone ha aperto la strada. Negli anni 20 a Chicago, Capone è il re assoluto. Nato e cresciuto in America, proviene da Brooklyn. Il giovane Al impara presto il mestiere. L'ondata di immigranti che invadono l'America all'inizio del secolo scorso porta con sé tradizioni appartenenti al vecchio mondo, comprese le società segrete criminali. Le bande criminali non sono certo una novità, ma nelle grandi città le diverse etnie non sono viste di buon occhio dalla polizia e si organizzano per difendersi da sole. Le organizzazioni criminali italiane, irlandesi ed ebree aumentano, si insultano e minacciano, dichiarano guerra e tregua come in un'Europa su scala ridotta. Alphonse Capone cresce in questo ambiente tra furtarelli, truffe, scontri tra bande, furti con scasso, estorsioni ed omicidi. Nasce nel 1899 nel difficile quartiere di Williamsburg a Brooklyn, da genitori poveri ma onesti. L'allontanamento di Al dalla famiglia comincia nell'adolescenza. I suoi oltre 90 kg per 1,55 m intimidiscono la gente e trova facilmente lavoro come buttafuori in un saloon bordello di Brooklyn, l'Harbor Inn. Una sera Capone insulta una donna al bar e il fratello, il gangster Frank Galluccio, per vendicarsi sfregia Capone sul viso lasciandogli 3 cicatrici indelebili sulla guancia sinistra. Il criminale cerca di nasconderle con borotalco e fondotinta, ma i segni sono evidenti e gli valgono il soprannome che nessuno osa pronunciare in sua presenza, Scarface. Capone entra a far parte della Five Points Gang, piegando i leader del sindacato a colpi di bustarelle e aiutini. Il capo, Johnny Torrio, lo prende sotto la sua ala. Gli opposti si attraggono. Capone è socievole, esuberante e non esita ad uccidere quando è necessario. Torrio, più anziano, si tiene lontano dai riflettori. Nel 1919 lo zio di Johnny Torrio gli affida un incarico a Chicago. Big Jim Colosimo gestisce case d'appuntamento e bar nella città. A Torrio serve un uomo di fiducia deciso e manda il giovane Al Capone come suo rappresentante. Per la cifra stratosferica di $75 la settimana, pari a $2,000 di oggi, Capone fa il buttafuori nei bordelli di Big Jim. Consegna mazzette a politici e poliziotti e diventa la sua guardia del corpo personale. Lo stile di vita di Big Jim fa colpo sul giovane di Brooklyn. Il negriero insegna a Capone ad amare l'opera, gli alcolici e gli abiti di qualità. Il 16 gennaio 1920, a mezzanotte, il Volstead Act sancisce la chiusura di tutte le osterie, i bar e i nightclub del paese. Il provvedimento, inutile benché supportato dalle buone intenzioni, vuole impedire la diffusione di alcolici nocivi, ma avrà l'effetto di far passare per criminale chiunque consumi un drink. Il giorno dopo Al Capone compie 21 anni. Insieme a Johnny Torrio comprende quanto possa essere redditizio vendere alla gente un prodotto fino a poco prima considerato legale. Milioni di persone sono pronte a pagare prezzi esorbitanti. Il capo non dà il consenso. Big Jim è soddisfatto del racket della prostituzione e non ha interesse a infrangere le leggi federali e modificare la sua situazione. A 4 mesi dall'inizio del proibizionismo, Big Jim si presenta in uno dei suoi club su richiesta di Torrio per una consegna di alcolici. L'uomo viene ucciso con 2 colpi. Il giorno dopo la polizia arresta i 2 sospetti più probabili. Nessuno dei 2 parla. I testimoni fanno altrettanto. Torrio e Capone assumono il comando del regno nel South Side di Big Jim, mentre lui viene tumulato al cimitero. Tutti sanno che Al Capone vende alcolici illegalmente e rilascia questa dichiarazione alla stampa. Tutti mi considerano un truffatore perché vendo alcolici ed è illegale. Ma quando vengono serviti nei locali di Lakeshore Drive, allora è ospitalità. Il divieto calato sul paese fa nascere tutta una serie di bar e nightclub clandestini. Si andava dalle bettole più scadenti fronte lago alle sale da ballo alla moda. Questi locali richiedevano birra, vino e alcolici. La banda di Capone prende gli ordini e stabilisce i prezzi.
Quando un contrabbandiere concorrente cerca di abbassare il prezzo o di soffiare uno dei clienti di Capone, i suoi gorilla cercano di spaventarlo con atti vandalici o con aggressioni fisiche. Madison Street divide la Windy City nel South Side, territorio di Torrio e Capone, e il North Side, controllato dal gangster irlandese Dean O'Banion, cattolico e anti-italiano convinto. O'Banion sa come conquistare la gente e distribuisce regolarmente agli indigenti cibo, denaro e mobili. Ha un negozio di fiori come copertura. Considera Capone e i suoi atei amorali e mangiaglio che traggono profitto dalla prostituzione. Ma Dean O'Banion è un avversario temibile che ha al suo servizio centinaia di banditi e malviventi, soprattutto irlandesi, ebrei, ma anche italiani. Inoltre porta sempre con sé 3 pistole. O'Banion sa che la gang di Capone e Torrio intende espandersi e conquistare il controllo della parte nord della città. Propone a quest'ultimo la vendita della fabbrica di birra nel North Side per $500,000. Torrio l'acquista e assume il controllo. Alcuni giorni dopo, un raid della polizia fa chiudere il posto e Torrio viene arrestato. Capone non crede ad una coincidenza. L'8 novembre 1924, 3 sicari al servizio del criminale fanno irruzione nel negozio di O'Banion e sparano. L'uomo cade in un secchio d'acqua, morto. L'alleato di O'Banion, Amy Wise, giura di vendicarlo e cerca più volte di uccidere Capone, ma senza fortuna. Ferisce in modo grave Johnny Torrio, il quale decide che il gioco è troppo pesante. Parte per l'Italia lasciando tutto nelle mani di Capone. A 25 anni Capone guadagna $5 milioni l'anno. Gestisce gli affari dal suo quartier generale che ha sede nel lussuoso Lexington Hotel. Ha anche acquistato una casa per le vacanze in Florida. Ha un palco sempre riservato all'opera che può ospitarlo insieme alle numerose guardie del corpo. Ma tutto questo non gli basta. Vuole il controllo del North Side. E mentre lui complotta, Jaime Wise colpisce. Il 20 settembre 1926, mentre Al Capone sta bevendo un caffè, sopraggiunge con Bugs Moraine e 8 auto cariche di sicari armati di mitragliatrici. Una sventagliata di proiettili riduce il posto ad un colabrodo. Il messaggio di Jaime Wise è chiaro. Capone ne esce illeso e chiede una tregua. Ai confidenti giura: quei bastardi sono morti, avete capito? Morti, morti, morti. Capone seleziona i suoi 4 migliori sicari, Frank Diamond, Frank Nitti, John Scalise e Albert Anselmi. I 4 affittano un appartamento di fronte al quartier generale di Amy Wise e aspettano. Qualche giorno dopo, l'uomo arriva a bordo di una berlina con 3 guardie del corpo. I colpi delle mitragliatrici rompono il silenzio della notte e Wise cade a terra morto. Eliminato il rivale, Capone assume il quasi totale controllo del racket di Chicago. Le bustarelle vengono pagate regolarmente a poliziotti, politici e giudici. Il sindaco riformatore Joseph Klena ostacola Capone. Già una volta Al l'ha spinto giù dagli scalini del municipio. L'ex sindaco corrotto Big Bill Thompson si ricandida. Grazie all'aiuto finanziario del gangster e ai suoi gorilla che pattugliano i seggi elettorali per fare in modo che i cittadini votino il candidato repubblicano, Chicago elegge Thompson e Capone controlla la città. Il racket del contrabbando d'alcol, della prostituzione e del gioco d'azzardo genera un giro d'affari di $105 milioni l'anno. A partire dal 1929 il dominio di Capone si estende oltre la città di adozione. Controlla oltre 10.000 bar illegali nell'Illinois e controlla una parte del contrabbando di alcolici dal confine canadese fino alla costa della Florida. Sa che c'è chi lo vuole morto. Al viaggia su una limousine McFarland blindata pagata $12.000. Un'auto blindata la precede sempre e un'altra berlina la segue. Ha tutte le ragioni di preoccuparsi. Bugs Moraine, un esponente sopravvissuto del clan di O'Banion, vuole farlo fuori. Scarface decide di fargli una sorpresa per San Valentino. A distanza. Il 14 febbraio 1929, 5 agenti in uniforme piombano nel nascondiglio dove Moraine produce illegalmente alcolici. Pensando ad una normale retata, i 7 delinquenti si allineano con calma contro il muro in attesa di essere perquisiti e ammanettati. Sanno che saranno liberati da Moraine nel giro di qualche ora.
All'esterno, Bugs Moraine ha visto la polizia entrare e scappa. Non è la prima volta che per un colpo di fortuna riesce a salvarsi. Intanto i suoi uomini sono stati fatti disporre con il viso verso il muro. All'ultimo, uno di loro nota che i poliziotti di solito non usano i mitra. È troppo tardi. Le pallottole crivellano il muro e qualche istante dopo sette uomini giacciono a terra in una pozza di sangue. Un cane da guardia legato guaisce e urla. Capone intanto se la gode in Florida. È diventato il re assoluto di Chicago. Seguono altri omicidi, tra cui quello del reporter Jake Lincoln. Fino a quel momento i giornalisti e le donne sono intoccabili. All'inizio la polizia sospetta che Capone abbia fatto uccidere l'uomo per i suoi servizi giornalistici esplosivi. In seguito gli agenti scoprono che Lingel era al soldo di Capone e che aveva speso $50,000 in bustarelle e mazzette. Tre mesi dopo, Al in persona uccide ammazzate due sicari colpevoli di avere tradito, travolto dalla furia omicida. Intanto la Grande Depressione colpisce il paese. Al Capone cerca di migliorare l'immagine pubblica con opere di bene e apre una mensa per i senza tetto di Chicago. Nel 1929 il Ministero del Tesoro accusa Capone di irregolarità fiscali. L'agente del Tesoro Elliot Ness, un laureato di 26 anni, apre un secondo fronte che vuole essere un'azione diversiva destinata a coprire il vero motivo dell'attacco. Noto per la sua onestà, Ness muove guerra all'impero di Capone con una squadra composta da 9 persone denominata The Untouchables, gli intoccabili, perché immuni dal rischio di corruzione. La storia è stata raccontata più volte nel corso degli anni, sottolineando le sparatorie brutali, l'irruzione nelle fabbriche di birra di Capone e la guerra fatta al criminale bottiglia dopo bottiglia, barile dopo barile. Migliaia di litri sono stati distrutti. Come si può vedere, il raid è stato un successo. Vi piacerebbe provare a fare una doccia come questa? Prima che gli agenti abbattessero le porte e distruggessero i barili, questa fabbrica produceva birra per un valore di $5,000 al giorno. Al costo di 25 centesimi il bicchiere, stiamo parlando di 20,000 bicchieri. Ma tutto ciò appartiene al passato. Questo nettare schiumoso si riverserà nel fiume dove i pesci potranno goderne senza sborsare nulla. Pare che agli agenti sia venuta sete durante l'operazione e che di tanto in tanto si siano fermati a bere un bicchiere d'acqua. Ma sono riusciti a non cedere alla tentazione. Nel 1931 la giuria dichiara Al Capone colpevole di evasione fiscale. Viene condannato a scontare 11 anni di reclusione. C'è grande fermento nella prigione della Contea. È finalmente successo, ed ecco la prova. Il signor Alphonse Capone, alias signor Al Brown, alias The Big Shot, si trova faccia a faccia con il nemico. Si dirige alla centrale di Durban Street con una scorta degna di un sultano. Tra poco il gangster più famoso del mondo si trasformerà in un ricordo sgradevole. E gli conviene tenere una buona condotta mentre è ospite dello zio Sam ad Atlanta. Sarà di nuovo in libertà tra 7 anni e mezzo. Fino al 1940 il signor Capone sarà il signor 40886. Questa volta dovrà scontare la pena. È una lezione per tutti. Accertatevi sempre di aver pagato le tasse. Capone non può essere processato per i 227 omicidi di nemici, rivali e affiliati avvenuti per sua mano o per suo ordine. Il gangster viene portato nel carcere federale di Alcatraz, dove i medici gli diagnosticano una sifilide al terzo stadio contratta anni prima in uno dei bordelli di Johnny Torrio. I danni neurologici sono progressivi e nel 1939 gli viene concessa la condizionale. Nella villa in Florida cena con la moglie, che ha sempre sopportato tutto, e il figlio, e gioca a carte con gli amici di un tempo. Accoglie felice chi va a trovarlo, ripetendo in mezzo ad un discorso sempre le stesse parole. Ehi là, come ti va? Quando il suo cuore cessa di battere nel 1947, il suo nome è solo il ricordo di un passato burrascoso. Meyer Lansky, Lucky Luciano e Bugsy Siegel definiscono tre tratti diversi del boss mafioso. Il trio si incontra nel 1918 quando il quindicenne Meyer Lansky, alto circa 1,65 m, interrompe una rissa tra il 21enne protettore Salvatore Luciano e uno spiritoso 12enne che risponde al nome di Benny Siegel. Le loro vite e carriere si intrecciano, ma le personalità li rendono unici e la fine di ciascuno è diversa.
Dopo la rissa con il giovane Lucky Luciano, l'atteggiamento e il temperamento di Benny Siegel fanno scattare qualcosa nel ragazzino Meyer Lansky, che decide di porre fine alla vita onesta. Lansky sfrutta la sua intelligenza per attività criminali, organizza giochi d'azzardo, manda Benny Siegel e gli amici delinquenti a ricattare i negozianti e a corrompere i poliziotti. Meyer rimane nell'ombra. È la mente del gruppo. Insieme a Siegel organizza un traffico di auto rubate, fornendo auto ai criminali per le rapine e rivendendo quelle veloci a prezzi molto convenienti. Il furto con scasso è il passo successivo. Pellicce, contanti e gioielli che, venduti, fruttano una percentuale a Meyer. Joe, the boss masseria, prende i ragazzi sotto la sua ala. Espandendo il suo impero, Lansky si allea ad un gangster che risponde al nome di Louis Buckhalter, Lepke per gli amici. I suoi uomini accettano di lavorare come killer per altre gang, impedendo alla polizia di risalire ai colpevoli. L'obiettivo di Lansky, concordato con Luciano, è quello di riunire sotto un'unica organizzazione tutte le gang perché si rispettino e si proteggano a vicenda. Sanno che i vecchi capi mafiosi si opporranno al piano e aspettano il momento propizio. A metà degli anni 30, Lansky organizza una coalizione simile ad una corporazione che consolida il potere e cerca di impedire che la guerra tra bande finisca per rovinare la piazza a tutti. La commissione è composta da Lucky Luciano, Joe Adonis, Albert Anastasia, Lepke Buckhalter e Dutch Schultz. I confini dei territori vengono delineati come cartine politiche. Non ci devono essere invasioni di campo. Gli assassini dovevano essere approvati dalla commissione. I criminali meno importanti portavano le controversie davanti all'organo, la cui decisione era inappellabile. L'attenzione si focalizza su Meyer quando il contrabbandiere ed assassino Dutch Schultz vuole eliminare il suo nemico nell'ufficio del procuratore distrettuale. Dutchman chiede che i colleghi approvino l'omicidio di Thomas Dewey. Nessuno vuole macchiarsi dell'omicidio del procuratore distrettuale. Schultz si ribella e promette che ucciderà l'uomo da solo. Quando se ne va, il destino di Dutchman è ormai segnato. Tre sicari fredano Dutch Schultz nel suo ristorante preferito a Newark, in New Jersey. Il suo racket passa al sindacato del crimine. Pur essendo meno violento dei rivali, Lansky è altrettanto spietato. Chiunque faccia il doppio gioco non ha speranza di farla franca. L'influenza di Lansky si estende fino allo stato della Louisiana grazie alla collaborazione del governatore Huey Kingfish Long. I tentacoli di Lansky raggiungono anche la Florida, le Bahamas e Cuba, dove il dittatore Batista dà alla mafia carta bianca su gioco d'azzardo, droga e prostituzione, a patto di poter dire la sua. Nel corso degli anni 40 Lansky accumula potere e denaro, sempre con diplomazia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Meyer cerca di ottenere la scarcerazione di Lucky Luciano. Gli alleati stanno per invadere l'Italia e serve un punto d'appoggio in Sicilia. In cambio di un favore, Lansky potrebbe fornire guide locali alle truppe alleate. Meyer discute del progetto con Luciano, che contatta Calogero Vizzini a Palermo. Gli uomini del mafioso diventano una sorta di armata clandestina che guida le truppe alleate tra le colline, fornendo informazioni sull'esercito tedesco e italiano. Luciano e Lansky costituiscono un'alleanza tra la mafia e l'intelligence statunitense che durerà per decenni. Nel corso degli anni 50 la vita per le famiglie mafiose si fa dura. La commissione del Senato per il crimine organizzato, presieduta da Estes Kefauver, mette in ginocchio i criminali nelle alte e basse sfere. La compagna dalla chioma rossa del defunto Bugsy Siegel porta un tocco di glamour e umorismo in tribunale. Io ho lavorato per un po'. Gli uomini che ho incontrato non erano gangster. Migliaia di litri sono stati distrutti. Come si può vedere, il raid è stato un successo. Vi piacerebbe provare a fare una doccia come questa? Prima che gli agenti abbattessero le porte e distruggessero i barili, questa fabbrica produceva birra per un valore di $5,000 al giorno. Al costo di 25 centesimi il bicchiere, stiamo parlando di 20,000 bicchieri.
Ma tutto ciò appartiene al passato. Questo nettare schiumoso si riverserà nel fiume dove i pesci potranno goderne senza sborsare nulla. Pare che agli agenti sia venuta sete durante l'operazione e che di tanto in tanto si siano fermati a bere un bicchiere d'acqua. Ma sono riusciti a non cedere alla tentazione. Nel 1931 la giuria dichiara Al Capone colpevole di evasione fiscale. Viene condannato a scontare 11 anni di reclusione. C'è grande fermento nella prigione della Contea. È finalmente successo, ed ecco la prova. Il signor Alphonse Capone, alias signor Al Brown, alias The Big Shot, si trova faccia a faccia con il nemico. Si dirige alla centrale di Durban Street con una scorta degna di un sultano. Tra poco il gangster più famoso del mondo si trasformerà in un ricordo sgradevole. E gli conviene tenere una buona condotta mentre è ospite dello zio Sam ad Atlanta. Sarà di nuovo in libertà tra 7 anni e mezzo. Fino al 1940 il signor Capone sarà il signor 40886. Questa volta dovrà scontare la pena. È una lezione per tutti. Accertatevi sempre di aver pagato le tasse. Capone non può essere processato per i 227 omicidi di nemici, rivali e affiliati avvenuti per sua mano o per suo ordine. Il gangster viene portato nel carcere federale di Alcatraz, dove i medici gli diagnosticano una sifilide al terzo stadio contratta anni prima in uno dei bordelli di Johnny Torrio. I danni neurologici sono progressivi e nel 1939 gli viene concessa la condizionale. Nella villa in Florida cena con la moglie, che ha sempre sopportato tutto, e il figlio, e gioca a carte con gli amici di un tempo. Accoglie felice chi va a trovarlo, ripetendo in mezzo ad un discorso sempre le stesse parole. Ehi là, come ti va? Quando il suo cuore cessa di battere nel 1947, il suo nome è solo il ricordo di un passato burrascoso. Meyer Lansky, Lucky Luciano e Bugsy Siegel definiscono tre tratti diversi del boss mafioso. Il trio si incontra nel 1918 quando il quindicenne Meyer Lansky, alto circa 1,65 m, interrompe una rissa tra il 21enne protettore Salvatore Luciano e uno spiritoso 12enne che risponde al nome di Benny Siegel. Le loro vite e carriere si intrecciano, ma le personalità li rendono unici e la fine di ciascuno è diversa. E se hai guadagnato più soldi, ma Al Capone ha aperto la strada. Negli anni 20 a Chicago Capone è il re assoluto. Nato e cresciuto in America, proviene da Brooklyn. Il giovane Al impara presto il mestiere. L'ondata di immigranti che invadono l'America all'inizio del secolo scorso porta con sé tradizioni appartenenti al vecchio mondo, comprese le società segrete criminali. Le bande criminali non sono certo una novità, ma nelle grandi città le diverse etnie non sono viste di buon occhio dalla polizia e si organizzano per difendersi da sole. Le organizzazioni criminali italiane, irlandesi ed ebree aumentano, si insultano e minacciano, dichiarano guerra e tregua come in un'Europa su scala ridotta. Alphonse Capone cresce in questo ambiente tra furtarelli, truffe, scontri tra bande, furti con scasso, estorsioni ed omicidi. Nasce nel 1899 nel difficile quartiere di Williamsburg a Brooklyn, da genitori poveri ma onesti. L'allontanamento di Al dalla famiglia comincia nell'adolescenza. I suoi oltre 90 kg per 1,55 m intimidiscono la gente e trova facilmente lavoro come buttafuori in un saloon bordello di Brooklyn, l'Arbor Inn. Una sera Capone insulta una donna al bar e il fratello, il gangster Frank Galluccio, per vendicarsi sfregia Capone sul viso lasciandogli 3 cicatrici indelebili sulla guancia sinistra. Il criminale cerca di nasconderle con borotalco e fondotinta, ma i segni sono evidenti e gli valgono il soprannome che nessuno osa pronunciare in sua presenza, Scarface. Capone entra a far parte della Five Points Gang, piegando i leader del sindacato a colpi di bustarelle e aiutini. Il capo, Johnny Torrio, lo prende sotto la sua ala. Gli opposti si attraggono. Capone è socievole, esuberante e non esita ad uccidere quando è necessario. Torrio, più anziano, si tiene lontano dai riflettori. Nel 1919 lo zio di Johnny Torrio gli affida un incarico a Chicago.
Big Jim Colosimo gestisce case d'appuntamento e bar nella città. Atorio serve un uomo di fiducia deciso e manda il giovane Al Capone come suo rappresentante. Per la cifra stratosferica di $75 la settimana, pari a $2,000 di oggi, Capone fa il buttafuori nei bordelli di Big Jim, consegna mazzette a politici e poliziotti e diventa la sua guardia del corpo personale. Lo stile di vita di Big Jim fa colpo sul giovane di Brooklyn. Il negriero insegna a Capone ad amare l'opera, gli alcolici e gli abiti di qualità. Il 16 gennaio 1920, a mezzanotte, il Volstead Act sancisce la chiusura di tutte le osterie, i bar e i nightclub per cenare alla Sparks Steakhouse sulla 46esima. La limousine con a bordo il boss si accosta al marciapiede. Quattro uomini aprono la portiera e giustiziano sia l'uomo che l'autista. Subito dopo, Gotti si dice indignato e si impegna a trovare i killer. Nel frattempo diventa il capo assoluto della famiglia Gambino. Senza fare accuse dirette, Cinna Gigante invia un messaggio al boss affermando che un giorno qualcuno pagherà per la morte di Paul. Cinna ha ferito in modo grave Frank Costello nel 1957. Ora, perso lo smalto di un tempo, Chin finge di accusare il peso degli anni e passeggia per le strade in pigiama per convincere gli agenti che è un povero pazzo. In realtà è furbo. Sa che Gotti si è macchiato del crimine e cova vendetta. Dal negozio diventato suo quartier generale a Bensonhurst, Gotti gestisce il suo impero tramite minacce, violenze e omicidi. Evita un'accusa per aggressione quando la vittima all'improvviso dimentica chi lo ha picchiato quasi a morte. Un momento difficile è rappresentato da un processo basato sul RICO Act, per il quale rischia una condanna a 25 anni. Benché le prove siano schiaccianti, Gotti affronta la corte con la solita sicurezza. Un'autobomba destinata a toglierlo di mezzo esplode durante il processo. L'uomo di fiducia del boss, Frank DiCicco, e il conducente muoiono nell'attentato. Gotti non immagina che dietro quel tentativo criminoso ci sia l'astuto Chin. L'uomo a cui si deve la sua imbattibilità in tribunale è Bruce Cutler, che mostra in aula una certa stizza piuttosto che grandi doti da avvocato. Il legale alza la voce e Gotti ama gli uomini del suo stampo. All'insaputa dell'accusa e del giudice, uno dei giurati si lascia corrompere. Sapendo di farla franca, Gotti non perde la calma. Nasce il mito di Teflon Don. Tutto gli scivola addosso. Gotti si considera un padrino vecchio stampo, ma non rispetta le regole di Cosa Nostra. Abituati ai boss criminali, i cittadini di New York trovano che abbia classe, soprattutto quando condanna pubblicamente il traffico di eroina, che assicura non entrerà mai nella sua organizzazione. Ma ha guadagnato una fortuna tramite la cocaina e l'eroina attraverso i suoi sottoposti, compreso il fratello. Pian piano le forze dell'ordine stringono le fila e mettono sotto videosorveglianza il suo covo. In una stanza segreta nell'edificio vengono piazzate alcune cimici. Le autorità cittadine vogliono riuscire a inchiodare il malvivente. Le registrazioni audio dimostrano che non è l'affascinante duro dall'elevata moralità che vuol far credere. È un trafficante di droga, un cialtrone omicida che durante le conversazioni manca di rispetto agli assenti. Sospettoso anche di... 0886. Questa volta dovrà scontare la pena. È una lezione per tutti. Accertatevi sempre di aver pagato le tasse. Capone non può essere processato per i 227 omicidi di nemici, rivali e affiliati avvenuti per sua mano o per suo ordine. Il gangster viene portato nel carcere federale di Alcatraz, dove i medici gli diagnosticano una sifilide al terzo stadio contratta anni prima in uno dei bordelli di Johnny Torrio. I danni neurologici sono progressivi e nel 1939 gli viene concessa la condizionale. Nella villa in Florida cena con la moglie, che ha sempre sopportato tutto, e il figlio, e gioca a carte con gli amici di un tempo. Accoglie felice chi va a trovarlo, ripetendo in mezzo ad un discorso sempre le stesse parole. Ehi là, come ti va? Quando il suo cuore cessa di battere nel 1947, il suo nome è solo il ricordo di un passato burrascoso. Meyer Lansky, Lucky Luciano e Bugsy Siegel definiscono tre tratti diversi del boss mafioso.
Il trio si incontra nel 1918 quando il quindicenne Meyer Lansky, alto circa 1,65 m, interrompe una rissa tra il 21enne protettore Salvatore Luciano e uno spiritoso 12enne che risponde al nome di Benny Siegel. Le loro vite e carriere si intrecciano, ma le personalità li rendono unici e la fine di ciascuno è diversa. Dopo la rissa con il giovane Lucky Luciano, l'atteggiamento e il temperamento di Benny Siegel fanno scattare qualcosa nel ragazzino Meyer Lansky, che decide di porre fine alla vita onesta. Lansky sfrutta la sua intelligenza per attività criminali, organizza giochi d'azzardo, manda Benny Siegel e gli amici delinquenti a ricattare i negozianti e a corrompere i poliziotti. Meyer rimane nell'ombra. È la mente del gruppo. Insieme a Siegel organizza un traffico di auto rubate, fornendo auto ai criminali per le rapine e rivendendo quelle veloci a prezzi molto convenienti. Il furto con scasso è il passo successivo. Pellicce, contanti e gioielli che, venduti, fruttano una percentuale a Meyer. Joe, the boss masseria, prende i ragazzi sotto la sua ala. Espandendo il suo impero, Lansky si allea ad un gangster che risponde al nome di Louis Buckhalter, Lepke per gli amici. I suoi uomini accettano di lavorare come killer per altre gang, impedendo alla polizia di risalire ai colpevoli. L'obiettivo di Lansky, concordato con Luciano, è quello di riunire sotto un'unica organizzazione tutte le gang perché si rispettino e si proteggano a vicenda. Sanno che i vecchi capi mafiosi si opporranno al piano e aspettano il momento propizio. A metà degli anni 30, Lansky organizza una coalizione simile ad una corporazione che consolida il potere e cerca di impedire che la guerra tra bande finisca per rovinare la piazza a tutti. Non entrerà mai nella sua organizzazione, ma ha guadagnato una fortuna tramite la cocaina e l'eroina attraverso i suoi sottoposti, compreso il fratello. Pian piano le forze dell'ordine stringono le fila e mettono sotto videosorveglianza il suo covo. In una stanza segreta nell'edificio vengono piazzate alcune cimici. Le autorità cittadine vogliono riuscire a inchiodare il malvivente. Le registrazioni audio dimostrano che non è l'affascinante duro dall'elevata moralità che vuol far credere. È un trafficante di droga, un cialtrone omicida che durante le conversazioni manca di rispetto agli assenti. Sospettoso anche dei suoi uomini più fidati, ancora una volta Gotti infrange le regole e fa entrare il figlio nell'organizzazione bypassando molti altri che ne avrebbero più diritto di lui. Le registrazioni audio devono essere interrotte quando l'avvocato di Gotti, Bruce Cutler, o quello di Sammy, Gerald Schargel, entrano al quartier generale del boss. Per legge queste conversazioni sono riservate, ma ci sono prove che dimostrano che entrambi i legali rappresentano altri membri della criminalità organizzata, benché pagati da Gotti. Ciò significa che non sono più solo rappresentanti legali, ma fanno anche parte di un'organizzazione criminale e le loro conversazioni perdono il carattere di riservatezza. La polizia li riprende per mesi e registra confessioni incriminanti e alla fine Gotti è costretto a tornare in aula. L'uomo di fiducia del boss, Carlo Vaccarezza, organizza dimostrazioni a suo favore davanti al tribunale, vivaci e spontanee quanto marce a Pechino o Teheran. I suoi legali non possono più difenderlo e Gotti perde il suo solito atteggiamento distaccato. Ha lo sguardo accigliato, bestemmia e sputa con disprezzo verso i testimoni, l'accusa e il giudice. Dietro alla maschera dell'uomo gentile e assennato si nasconde un malvivente che ha ingannato l'organizzazione per arrivare ai vertici del potere. La voce registrata di Gotti apre gli occhi e le orecchie di Gravano. Sam the Bull capisce che la lealtà che ha portato al boss non è stata ricambiata. Ha dato senza nulla ricevere in cambio. A che scopo tenere la bocca chiusa e affondare per il capo? Gravano fa sapere all'accusa di essere disposto a parlare in cambio di un accordo. In gran segreto il procuratore distrettuale lo fa portare in un carcere di massima sicurezza dove il malvivente comincia a fare delle rivelazioni. Gravano spiega in retroscena dell'uccisione di Paul Castellano, chi ha partecipato, chi ha sparato, chi ha ordinato l'omicidio. Su Gotti a questo punto, oltre alle varie accuse, pesa anche quella per omicidio. Le registrazioni e la testimonianza di Sammy the Bull rendono Teflon Don attaccabile per la prima volta. Ora deve fare i conti con la giustizia. In modo subdolo coinvolge altri esponenti nel piano pur giurando fedeltà davanti al boss.
Nel 1980 uno dei cinque figli di Gotti viene investito dall'auto di un vicino e muore. È un incidente. Con una motocicletta prestata, il dodicenne Frank Gotti stava scorrazzando sulle strade. Ma la perdita fa provare a Gotti lo stesso dolore che lui ha causato ad altre persone. Il vicino scompare per sempre alcuni mesi dopo. Chi incontra Gotti spesso diventa una vittima. Nel dicembre del 1957 il gangster mette in pratica il suo piano segreto. Paul Castellano ha prenotato un tavolo per cenare alla Sparks Steakhouse sulla 46esima. La limousine con a bordo il boss si accosta al marciapiede. Quattro uomini aprono la portiera e giustiziano sia l'uomo che l'autista. Subito dopo Gotti si dice indignato e si impegna a trovare i killer. Nel frattempo diventa il capo assoluto della famiglia Gambino. Senza fare accuse dirette, Cin Gigante invia un messaggio al boss affermando che un giorno qualcuno pagherà per la morte di Paul. Cin ha ferito in modo grave Frank Costello nel 1957. Ora, perso lo smalto di un tempo, Cin finge di accusare il peso degli anni e passeggia per le strade in pigiama per convincere gli agenti che è un povero pazzo. In realtà è furbo. Sa che Gotti si è macchiato del crimine e cova vendetta. Dal negozio diventato suo quartier generale a Bensonhurst, Gotti gestisce il suo impero tramite minacce, violenze e omicidi. Evita un'accusa per aggressione quando la vittima all'improvviso dimentica chi lo ha picchiato quasi a morte. Un momento difficile è rappresentato da un processo basato sul RICO Act per il quale rischia una condanna a 25 anni. Benché le prove siano schiaccianti, Gotti affronta la corte con la solita sicurezza. Un'autobomba destinata a toglierlo di mezzo esplode durante il processo. L'uomo di fiducia del boss, Frank DiCicco, e il conducente muoiono nell'attentato. Gotti non immagina che dietro quel tentativo criminoso ci sia l'astuto Cin. L'uomo a cui si deve la sua imbattibilità in tribunale è Bruce Cutler, che mostra in aula una certa stizza piuttosto che grandi doti da avvocato. Il legale alza la voce e Gotti ama gli uomini del suo stampo. All'insaputa dell'accusa e del giudice, uno dei giurati si lascia corrompere. Sapendo di farla franca, Gotti non perde la calma. Nasce il mito di Teflon Don. Tutto gli scivola addosso. Gotti si considera un padrino vecchio stampo, ma non rispetta le regole di Cosa Nostra. Abituati ai boss criminali, i cittadini di New York trovano che abbia classe, soprattutto quando condanna pubblicamente il traffico di eroina, che assicura non entrerà mai nella sua organizzazione. Un cane da guardia legato guaisce e urla. Capone intanto se la gode in Florida. È diventato il re assoluto di Chicago. Seguono altri omicidi, tra cui quello del reporter Jake Lincoln. Fino a quel momento i giornalisti e le donne sono intoccabili. All'inizio la polizia sospetta che Capone abbia fatto uccidere l'uomo per i suoi servizi giornalistici esplosivi. In seguito gli agenti scoprono che Lingle era al soldo di Capone e che aveva speso $50,000 in bustarelle e mazzette. Tre mesi dopo, Al in persona uccide ammazzate due sicari colpevoli di avere tradito, travolto dalla furia omicida. Intanto la Grande Depressione colpisce il paese. Al Capone cerca di migliorare l'immagine pubblica con opere di bene e apre una mensa per i senza tetto di Chicago. Nel 1929 il Ministero del Tesoro accusa Capone di irregolarità fiscali. L'agente del Tesoro Elliot Ness, un laureato di 26 anni, apre un secondo fronte che vuole essere un'azione diversiva destinata a coprire il vero motivo dell'attacco. Noto per la sua onestà, Ness muove guerra all'impero di Capone con una squadra composta da 9 persone denominata The Untouchables, gli intoccabili, perché immuni dal rischio di corruzione. La storia è stata raccontata più volte nel corso degli anni, sottolineando le sparatorie brutali, l'irruzione nelle fabbriche di birra di Capone e la guerra fatta al criminale bottiglia dopo bottiglia, barile dopo barile. Migliaia di litri sono stati distrutti. Come si può vedere, il raid è stato un successo. Vi piacerebbe provare a fare una doccia come questa? Prima che gli agenti abbattessero le porte e distruggessero i barili, questa fabbrica produceva birra per un valore di $5,000 al giorno. Al costo di 25 centesimi il bicchiere, stiamo parlando di 20,000 bicchieri.
ma tutto ciò appartiene al passato. Questo nettare schiumoso si riverserà nel fiume dove i pesci potranno goderne senza sborsare nulla. Pare che agli agenti sia venuta sete durante l'operazione e che di tanto in tanto si siano fermati a bere un bicchiere d'acqua. Ma sono riusciti a non cedere alla tentazione. Nel 1931 la giuria dichiara Al Capone colpevole di evasione fiscale. Viene condannato a scontare 11 anni di reclusione. C'è grande fermento nella prigione della Contea. È finalmente successo, ed ecco la prova. Il signor Alphonse Capone, alias signor Al Brown, alias The Big Shot, si trova faccia a faccia con il nemico. Si dirige alla centrale di Durban Street con una scorta degna di un sultano. Tra poco il gangster più famoso del mondo si trasformerà in un ricordo sgradevole. E gli conviene tenere una buona condotta mentre è ospite dello zio Sam ad Atlanta. Sarà di nuovo in libertà tra 7 anni e mezzo. Fino al 1940 il signor Capone sarà il signor 408 sicurezza. Il suo impero della prostituzione a Manhattan offre meretrici da 2 soldi, ma anche showgirl da $100 a notte, pari a $2000 di oggi. Con oltre 5.000 donne costrette a vendere il proprio corpo, all'età di 30 anni il povero contadino arrivato da Napoli è già milionario. La fortuna di Luciano si manifesta durante un attentato nel 1929. Malviventi sconosciuti, forse appartenenti alla gang di Lex Diamond, lo accoltellano, gli conficcano un rompighiaccio nella schiena e lo picchiano selvaggiamente. Luciano è l'unico mafioso a essere scampato a un'esecuzione. Non apre bocca con la polizia. Amico di tutti, nessuno gli darebbe la caccia perché non ha nemici. Poco dopo, gli uomini di Diamond scompaiono uno ad uno o vengono ritrovati morti per le strade di New York. Nessuno accenna al nome di Luciano. Almeno in 12 muoiono per mano sua, ma nella realtà dei fatti potrebbero essere 5 volte tanto. Il capo dei capi a New York è Giuseppe Masseria, detto Joe the Boss. Il criminale fa affidamento su Luciano, che a sua volta si serve di un giovane delinquente, Vito Genovese. A questo punto Lucky e Vito collaborano con Joe the Boss nella guerra contro la gang rivale di Maranzano. Le strade di New York sono imbrattate del sangue della guerra tra bande criminali. Il conflitto coinvolge Chicago e Cleveland e tutti gli altri luoghi in cui le gang antagoniste combattono per il controllo degli alcolici, della prostituzione, del gioco d'azzardo e del traffico di droga. Purtroppo il conflitto Masseria-Maranzano minaccia la vita di tutti. La morte e la povertà non rientrano nel piano a lungo termine di Lucky. Insieme a Meyer Lansky, il gangster chiede una commissione per sovrintendere al racket, una moderna visione imprenditoriale del crimine che si discosta da quella tradizionale della mafia, in cui ogni fazione è guidata da uno dei vecchi più influenti. Viene formata una squadra di sicari appartenenti a varie gang newyorkesi, tra i quali Bugsy Siegel, Albert Anastasia, Vito Genovese e Joe Adonis. Attendono fuori dal ristorante in cui Lucky pranza con Joe the Boss. Quando Luciano va a lavarsi le mani, i killer entrano e fanno fuoco per uccidere Masseria. Charlie Lucky annuncia una tregua e concede al vecchio Salvatore Maranzano di diventare il capo assoluto per un lasso di tempo di 6 mesi. È proprio lui a introdurre nella mafia statunitense il termine Cosa Nostra, un'espressione tipica mutuata dal gergo malavitoso siciliano. Nel settembre del 1941, 4 uomini travestiti da poliziotti entrano nell'ufficio di Maranzano e lo assassinano. Eliminato l'ultimo esponente della vecchia generazione di padrini, Luciano diventa il capo assoluto del racket newyorkese. L'omicidio cambia. L'obiettivo di Lansky, concordato con Luciano, è quello di riunire sotto un'unica organizzazione tutte le gang perché si rispettino e si proteggano a vicenda. Sanno che i vecchi capi mafiosi si opporranno al piano e aspettano il momento propizio. A metà degli anni 30 Lansky organizza una coalizione simile ad una corporazione che consolida il potere e cerca di impedire che la guerra tra bande finisca per rovinare la piazza a tutti. La commissione è composta da Lucky Luciano, Joe Adonis, Albert Anastasia, Lepke Buckhalter e Dutch Schultz. I confini dei territori vengono delineati come cartine politiche. Non ci devono essere invasioni di campo. Gli assassini dovevano essere approvati dalla commissione. I criminali meno importanti portavano le controversie davanti all'organo, la cui decisione era inappellabile.
L'attenzione si focalizza su Meyer quando il contrabbandiere ed assassino Dutch Schultz vuole eliminare il suo nemico nell'ufficio del procuratore distrettuale. Dutchman chiede che i colleghi approvino l'omicidio di Thomas Dewey. Nessuno vuole macchiarsi dell'omicidio del procuratore distrettuale. Schultz si ribella e promette che ucciderà l'uomo da solo. Quando se ne va, il destino di Dutchman è ormai segnato. Tre sicari fredano Dutch Schultz nel suo ristorante preferito a Newark, in New Jersey. Il suo racket passa al sindacato del crimine. Pur essendo meno violento dei rivali, Lansky è altrettanto spietato. Chiunque faccia il doppio gioco non ha speranza di farla franca. L'influenza di Lansky si estende fino allo stato della Louisiana grazie alla collaborazione del governatore Huey Kingfish Long. I tentacoli di Lansky raggiungono anche la Florida, le Bahamas e Cuba, dove il dittatore Batista dà alla mafia carta bianca su gioco d'azzardo, droga e prostituzione, a patto di poter dire la sua. Nel corso degli anni 40 Lansky accumula potere e denaro, sempre con diplomazia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Meyer cerca di ottenere la scarcerazione di Lucky Luciano. Gli alleati stanno per invadere l'Italia e serve un punto d'appoggio in Sicilia. In cambio di un favore, Lansky potrebbe fornire guide locali alle truppe alleate. Meyer discute del progetto con Luciano, che contatta Calogero Vizzini a Palermo. Gli uomini del mafioso diventano una sorta di armata clandestina che guida le truppe alleate tra le colline, fornendo informazioni sull'esercito tedesco e italiano. Luciano e Lansky costituiscono un'alleanza tra la mafia e l'intelligence statunitense che durerà per decenni. Nel corso degli anni 50 la vita per le famiglie mafiose si fa dura. La Commissione del Senato per il crimine organizzato, presieduta da Estes Schiaparelli, nasce nel 1899 nel difficile quartiere di Williamsburg, a Brooklyn, da genitori poveri ma onesti. L'allontanamento di Al dalla famiglia comincia nell'adolescenza. I suoi oltre 90 kg per 1,55 m intimidiscono la gente e trova facilmente lavoro come buttafuori in un saloon bordello di Brooklyn, l'Harbor Inn. Una sera Capone insulta una donna al bar e il fratello, il gangster Frank Galluccio, per vendicarsi, sfregia Capone sul viso, lasciandogli tre cicatrici indelebili sulla guancia sinistra. Il criminale cerca di nasconderle con borotalco e fondotinta, ma i segni sono evidenti e gli valgono il soprannome che nessuno osa pronunciare in sua presenza: Scarface. Capone entra a far parte della Five Points Gang, piegando i leader del sindacato a colpi di bustarelle e aiutini. Il capo, Johnny Torrio, lo prende sotto la sua ala. Gli opposti si attraggono. Capone è socievole, esuberante e non esita ad uccidere quando è necessario. Torrio, più anziano, si tiene lontano dai riflettori. Nel 1919 lo zio di Johnny Torrio gli affida un incarico a Chicago. Big Jim Colosimo gestisce case d'appuntamento e bar nella città. A Torrio serve un uomo di fiducia deciso e manda il giovane Al Capone come suo rappresentante. Per la cifra stratosferica di $75 la settimana, pari a $2,000 di oggi, Capone fa il buttafuori nei bordelli di Big Jim, consegna mazzette a politici e poliziotti e diventa la sua guardia del corpo personale. Lo stile di vita di Big Jim fa colpo sul giovane di Brooklyn. Il negriero insegna a Capone ad amare l'opera, gli alcolici e gli abiti di qualità. Il 16 gennaio 1920, a mezzanotte, il Wall Street Act sancisce la chiusura di tutte le osterie, i bar e i nightclub del paese. Il provvedimento, inutile benché supportato dalle buone intenzioni, vuole impedire la diffusione di alcolici nocivi, ma avrà l'effetto di far passare per criminale chiunque consumi un drink. Il giorno dopo Al Capone compie 21 anni. Insieme a Johnny Torrio comprende quanto possa essere redditizio vendere alla gente un prodotto fino a poco prima considerato legale. Milioni di persone sono pronte a pagare prezzi esorbitanti. Il capo non dà il consenso. Big Jim è soddisfatto del racket della prostituzione e non ha interesse a infrangere le leggi federali e modificare la sua situazione. A 4 mesi dall'inizio del proibizionismo, Big Jim si presenta in uno dei suoi club su richiesta di Torrio per una consegna di alcolici. L'uomo viene ucciso con 2 colpi.
Il giorno dopo la polizia arresta i due sospetti più probabili. Nessuno dei due parla. I testimoni fanno altrettanto. Tanto se la gode in Florida. È diventato il re assoluto di Chicago. Seguono altri omicidi, tra cui quello del reporter Jake Lincoln. Fino a quel momento i giornalisti e le donne sono intoccabili. All'inizio la polizia sospetta che Capone abbia fatto uccidere l'uomo per i suoi servizi giornalistici esplosivi. In seguito gli agenti scoprono che Lingle era al soldo di Capone e che aveva speso $50,000 in bustarelle e mazzette. 3 mesi dopo, Al in persona uccide ammazzate 2 sicari colpevoli di avere tradito, travolto dalla furia omicida. Intanto la Grande Depressione colpisce il paese. Al Capone cerca di migliorare l'immagine pubblica con opere di bene e apre una mensa per i senza tetto di Chicago. Nel 1929 il Ministero del Tesoro accusa Capone di irregolarità fiscali. L'agente del Tesoro Elliot Ness, un laureato di 26 anni, apre un secondo fronte che vuole essere un'azione diversiva destinata a coprire il vero motivo dell'attacco. Noto per la sua onestà, Ness muove guerra all'impero di Capone con una squadra composta da 9 persone, denominata The Untouchables, gli intoccabili, perché immuni dal rischio di corruzione. La storia è stata raccontata più volte nel corso degli anni, sottolineando le sparatorie brutali, l'irruzione nelle fabbriche di birra di Capone e la guerra fatta al criminale bottiglia dopo bottiglia, barile dopo barile. Migliaia di litri sono stati distrutti. Come si può vedere, il raid è stato un successo. Vi piacerebbe provare a fare una doccia come questa? Prima che gli agenti abbattessero le porte e distruggessero i barili, questa fabbrica produceva birra per un valore di $5,000 al giorno. Al costo di 25 centesimi il bicchiere, stiamo parlando di 20,000 bicchieri. Ma tutto ciò appartiene al passato. Questo nettare schiumoso si riverserà nel fiume dove i pesci potranno goderne senza sborsare nulla. Pare che agli agenti sia venuta sete durante l'operazione e che di tanto in tanto si siano fermati a bere un bicchiere d'acqua. Ma sono riusciti a non cedere alla tentazione. Nel 1931 la giuria dichiara Al Capone colpevole di evasione fiscale. Viene condannato a scontare 11 anni di reclusione. C'è grande fermento nella prigione della Contea. È finalmente successo, ed ecco la prova. Il signor Alphonse Capone, alias signor Al Brown, alias The Big Shot, si trova faccia a faccia con il nemico. Si dirige alla centrale di Durban Street con una scorta degna di un sultano. Tra poco il gangster più famoso del mondo si trasformerà in un ricordo sgradevole. E gli conviene tenere una buona condotta mentre è ospite dello zio Sam ad Atlanta. Sarà di nuovo in libertà tra 7 anni e mezzo. Fino al 1940 il signor Capone sarà il signor 40886. Questa volta dovrà scontare la pena. È una lezione per tutti. Accertatevi sempre di... ...di Capone che aveva speso $50,000 in bustarelle e mazzette. 3 mesi dopo, Al in persona uccide ammazzate 2 sicari colpevoli di avere tradito, travolto dalla furia omicida. Intanto la Grande Depressione colpisce il paese. Al Capone cerca di migliorare l'immagine pubblica con opere di bene e apre una mensa per i senza tetto di Chicago. Nel 1929 il Ministero del Tesoro accusa Capone di irregolarità fiscali. L'agente del Tesoro Elliot Ness, un laureato di 26 anni, apre un secondo fronte che vuole essere un'azione diversiva destinata a coprire il vero motivo dell'attacco. Noto per la sua onestà, Ness muove guerra all'impero di Capone con una squadra composta da 9 persone, denominata The Untouchables, gli intoccabili, perché immuni dal rischio di corruzione. La storia è stata raccontata più volte nel corso degli anni, sottolineando le sparatorie brutali, l'irruzione nelle fabbriche di birra di Capone e la guerra fatta al criminale bottiglia dopo bottiglia, barile dopo barile. Migliaia di litri sono stati distrutti. Come si può vedere, il raid è stato un successo. Vi piacerebbe provare a fare una doccia come questa? Prima che gli agenti abbattessero le porte e distruggessero i barili, questa fabbrica produceva birra per un valore di $5,000 al giorno. Al costo di 25 centesimi il bicchiere, stiamo parlando di 20,000 bicchieri. Ma tutto ciò appartiene al passato. Questo nettare schiumoso si riverserà nel fiume dove i pesci potranno goderne senza sborsare nulla. Pare che agli agenti sia venuta sete durante l'operazione e che di tanto in tanto si siano fermati a bere un bicchiere d'acqua. Ma sono riusciti a non cedere alla tentazione.
Nel 1931 la giuria dichiara Al Capone colpevole di evasione fiscale. Viene condannato a scontare 11 anni di reclusione. C'è grande fermento nella prigione della Contea. È finalmente successo, ed ecco la prova. Il signor Alphonse Capone, alias signor Al Brown, alias The Big Shot, si trova faccia a faccia con il nemico. Si dirige alla centrale di Durban Street con una scorta degna di un sultano. Tra poco il gangster più famoso del mondo si trasformerà in un ricordo sgradevole. E gli conviene tenere una buona condotta mentre è ospite dello zio Sam ad Atlanta. Sarà di nuovo in libertà tra 7 anni e mezzo. Fino al 1940 il signor Capone sarà il signor 40886. Questa volta dovrà scontare la pena. È una lezione per tutti. Accertatevi sempre di aver pagato le tasse. Capone non può essere processato per i 227 omicidi di nemici, rivali e affiliati avvenuti per sua mano o per suo ordine. Il gangster viene portato nel carcere federale di Alcatraz, dove i medici gli diagnosticano una sifilide al terzo stadio contratta anni prima in uno dei bordelli di Johnny Torrio. Aprono la mafia a tutti i malviventi italiani. Luciano domina sul suo impero relativamente calmo da una suite principesca del Waldorf. Anche dopo la fine del proibizionismo, il patrimonio del gangster non perde valore. L'eroina, la cocaina, la prostituzione e il gioco d'azzardo fanno di lui un uomo ricco sfondato con un patrimonio che gli consente di comprare la polizia per non finire dentro. Nel 1935 il procuratore distrettuale Thomas Dewey attacca i mafiosi più in vista di New York grazie alla collaborazione del sindaco di origini italiane Fiorello La Guardia. In cima alla lista c'è il barone della birra Dutch Schultz, accusato di evasione fiscale. Luciano, Genovese e gli altri sono pronti ad accaparrarsi il territorio del gangster. Schultz la fa franca e chiede la testa di Dewey. Luciano e gli altri membri della commissione ordinano invece la sua eliminazione per proteggersi. Ma Dewey vuole incastrare anche Lucky. Sono in molti a non parlare per paura, ma le dimensioni dell'impero di Luciano non lo aiutano. Pochi uomini coraggiosi testimoniano e Lucky viene condannato per 90 casi di estorsione e sfruttamento della prostituzione. Viene condannato da 30 a 50 anni di reclusione nel carcere di Dannemora. Le autorità gli negano 2 volte la libertà vigilata, ma Charlie ha un altro colpo di fortuna. Il Normandy, lussuoso mercantile di linea, prende fuoco sull'Hudson mentre viene trasformato in una nave per il trasporto truppe. La polizia sospetta che sia un sabotaggio nazista. Alcuni scaricatori potrebbero simpatizzare con le potenze dell'asse, soprattutto l'Italia. La mafia ha il controllo della zona portuale e Luciano chiede agli operai di contribuire allo sforzo bellico e di sistemare come si deve eventuali traditori. Da quel momento non si verificano più casi di sabotaggio. Alla fine della guerra Luciano viene scarcerato, ma espulso dal paese perché indesiderato. Lansky e Frank Costello vengono a salutarlo, entrambi con una valigia. L'una contiene un nuovo guardaroba, l'altra $500,000 in contanti. Luciano ha diversi nemici in Italia, ma pochi con una reputazione inquietante quanto la sua. Nell'immediato dopoguerra assume il controllo delle bande criminali di Roma. Lansky e il fedele Costello gli forniscono la quota di proventi che gli spetta, ma Charlie Lucky si annoia in Italia. Parte per L'Avana e nel febbraio del 1947 convoca una riunione dei capi. I nomi che contano si presentano offrendo rispetto e denaro. Lucky ordina a Bugsy Siegel di rimborsare il denaro che ha preso a prestito dai vari sottoposti. Siegel viene assassinato 4 mesi dopo. Lucky diventa insofferente al caldo dell'Havana. Un reporter scopre la sua identità e la notizia giunge negli Stati Uniti. Nonostante le bustarelle distribuite da Lansky, il governo americano preme perché Batista cacci Luciano dal paese. Nella parte più estrema. E lei l'ha colpito con un tubo? Sì. Più di una volta? Credo 3 volte. 3 volte? Sì. Uccide l'uomo sbagliato. Ora Valaci è accusato di omicidio. Anche se in isolamento, teme per la sua vita. I tentacoli di Genovese arrivano fino alla cucina del carcere e molti dei nemici di Don Vito muoiono apparentemente a causa di cibi indigesti. Sa se Vito ha cercato di uccidere altre persone in prigione, avvelenandole o facendole impiccare? Ha fatto uccidere molte persone, ma non durante la detenzione.
Ce ne sono state, questo sì, ma sarebbero morte per mano della Murder Incorporated. Se la ricorda, senatore? Sì? Un certo Peter LaTempa è stato avvelenato in prigione. Come ha detto? Peter LaTempa. Che cosa gli è successo? È stato trovato avvelenato. Avvelenato? A Raymond Street Jail. Doveva testimoniare contro Vito. E poi c'è stato un altro caso, quello di Abe Rails. Anche lui era un testimone ed è caduto giù dalla finestra. Valaci deve decidere se affrontare la condanna a morte o la condanna di un padrino sospettoso e sceglie di parlare. Accompagnato da una folta scorta di agenti federali, viene accompagnato nell'aula dove testimonierà davanti alla commissione sul crimine organizzato. È dai tempi in cui Nicola Gentile ha testimoniato per salvarsi la vita negli anni 30 che un membro della mafia non parla delle attività segrete della criminalità in America. Qualcuno si chiede se Valaci sappia davvero qualcosa. Non c'è niente di nuovo nelle informazioni fornite, solo una conferma di fatti e nomi che la polizia conosce da tempo. Lei appartiene a queste organizzazioni? Sì, esatto. Come si chiama? Ci appartenevo. Come si chiama l'organizzazione? Cosa Nostra, in italiano. Cosa Nostra, in italiano. Tutto ciò che appartiene alla famiglia. Tutto ciò che appartiene alla famiglia. Pochi malavitosi fuori da New York chiamano Cosa Nostra Outfit. I membri dell'organizzazione si fanno beffe di lui, ma Valaci viene preso sul serio da Vito Genovese, che mette una taglia di $100,000 sulla testa dell'uomo. Non verrà mai riscossa. Trascorrerà altri 9 anni in carcere. Infrangendo il codice dell'omertà, ha commesso un'eresia e non sarà l'ultimo. I gangster moderni evitano di farsi pubblicità. Un'eccessiva visibilità scatena la curiosità della polizia e se si conducono affari illegali, questo può rappresentare un problema. Kenyon, Amy Wise, giura di vendicarlo e cerca più volte di uccidere Capone, ma senza fortuna. Ferisce in modo grave Johnny Torrio, il quale decide che il gioco è troppo pesante. Parte per l'Italia lasciando tutto nelle mani di Capone. A 25 anni Capone guadagna $5 milioni l'anno. Gestisce gli affari dal suo quartier generale, che ha sede nel lussuoso Lexington Hotel. Ha anche acquistato una casa per le vacanze in Florida. Ha un palco sempre riservato all'opera che può ospitarlo insieme alle numerose guardie del corpo. Ma tutto questo non gli basta. Vuole il controllo del North Side. E mentre lui complotta, Jaime Wise colpisce. Il 20 settembre 1926, mentre Al Capone sta bevendo un caffè, sopraggiunge con Bugs Moraine e 8 auto cariche di sicari armati di mitragliatrici. Una sventagliata di proiettili riduce il posto ad un colabrodo. Il messaggio di Amy Wise è chiaro. Capone ne esce illeso e chiede una tregua. Ai confidenti giura: quei bastardi sono morti, avete capito? Morti, morti, morti. Capone seleziona i suoi 4 migliori sicari: Frank Diamond, Frank Nitti, John Scalise e Albert Anselmi. I 4 affittano un appartamento di fronte al quartier generale di Amy Wise e aspettano. Qualche giorno dopo, l'uomo arriva a bordo di una berlina con 3 guardie del corpo. I colpi delle mitragliatrici rompono il silenzio della notte e Wise cade a terra morto. Eliminato il rivale, Capone assume il quasi totale controllo del racket di Chicago. Le bustarelle vengono pagate regolarmente a poliziotti, politici e giudici. Il sindaco riformatore Joseph Klena ostacola Capone. Già una volta Al l'ha spinto giù dagli scalini del municipio. L'ex sindaco corrotto Big Bill Thompson si ricandida. Grazie all'aiuto finanziario del gangster e ai suoi gorilla che pattugliano i seggi elettorali per fare in modo che i cittadini votino il candidato repubblicano, Chicago elegge Thompson e Capone controlla la città. Il racket del contrabbando d'alcol, della prostituzione e del gioco d'azzardo genera un giro d'affari di $105 milioni l'anno. A partire dal 1929 il dominio di Capone si estende oltre la città di adozione. Controlla oltre 10.000 bar illegali nell'Illinois e controlla una parte del contrabbando di alcolici dal confine canadese fino alla costa della Florida. Sa che c'è chi lo vuole morto.
Al viaggia su una limousine McFarland blindata pagata $12,000. Un'auto blindata la precede sempre e un'altra berlina la segue. Ha tutte le ragioni di preoccuparsi. Abiti nei locali di Lakeshore Drive, allora è ospitalità. Il divieto calato sul paese fa nascere tutta una serie di bar e nightclub clandestini. Si andava dalle bettole più scadenti fronte lago alle sale da ballo alla moda. Questi locali richiedevano birra, vino e alcolici. La banda di Capone prende gli ordini e stabilisce i prezzi. Quando un contrabbandiere concorrente cerca di abbassare il prezzo o di soffiare uno dei clienti di Capone, i suoi gorilla cercano di spaventarlo con atti vandalici o con aggressioni fisiche. Madison Street divide la Windy City nel South Side, territorio di Torrio e Capone, e il North Side, controllato dal gangster irlandese Dean O'Banion, cattolico e anti-italiano convinto. O'Banion sa come conquistare la gente e distribuisce regolarmente agli indigenti cibo, denaro e mobili. Ha un negozio di fiori come copertura. Considera Capone e i suoi atei amorali e mangiaglio che traggono profitto dalla prostituzione. Ma Dean O'Banion è un avversario temibile che ha al suo servizio centinaia di banditi e malviventi, soprattutto irlandesi, ebrei, ma anche italiani. Inoltre porta sempre con sé 3 pistole. O'Banion sa che la gang di Capone e Torrio intende espandersi e conquistare il controllo della parte nord della città. Propone a quest'ultimo la vendita della fabbrica di birra nel North Side per $500,000. Torrio l'acquista e assume il controllo. Alcuni giorni dopo, un raid della polizia fa chiudere il posto e Torrio viene arrestato. Capone non crede ad una coincidenza. L'8 novembre 1924, 3 sicari al servizio del criminale fanno irruzione nel negozio di O'Banion e sparano. L'uomo cade in un secchio d'acqua, morto. L'alleato di O'Banion, Amy Wise, giura di vendicarlo e cerca più volte di uccidere Capone, ma senza fortuna. Ferisce in modo grave Johnny Torrio, il quale decide che il gioco è troppo pesante. Parte per l'Italia lasciando tutto nelle mani di Capone. A 25 anni Capone guadagna $5 milioni l'anno. Gestisce gli affari dal suo quartier generale che ha sede nel lussuoso Lexington Hotel. Ha anche acquistato una casa per le vacanze in Florida. Ha un palco sempre riservato all'opera che può ospitarlo insieme alle numerose guardie del corpo. Ma tutto questo non gli basta. Vuole il controllo del North Side. E mentre lui complotta, Jaime Wise colpisce. Il 20 settembre 1926, mentre Al Capone sta bevendo un caffè, sopraggiunge con Bugs Moraine e 8 auto cariche di sicari armati di mitragliatrici. Una sventagliata di proiettili riduce il posto ad un colabrodo. Il messaggio di Jaime Wise è chiaro. Capone ne esce illeso e chiede una tregua. Ai confidenti giura, quei bastardi sono morti, avete capito? Morti. Tratta dalle luci, spende senza accorgersene. Nei 50 anni successivi il locale guadagnerà $miliardi. Ma è una magra consolazione aver avuto ragione quando si finisce in obitorio, con un'etichetta che riporta il nome scritto in modo errato. Lucky Luciano, all'anagrafe Salvatore Lucania, nasce a Napoli. A 10 anni Sal abita a New York e ha già compiuto il suo primo furto. A 18 anni è un esperto nello spaccio di stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione che esercita con l'uso della forza. Si diverte a umiliare le prostitute. Il giovane fa parte della Five Points Gang, nota per la sua brutalità. Spaccia marijuana e lavora insieme ad un killer corpulento che risponde al nome di Al Capone. Abbandona il cognome Lucania e sceglie Luciano perché è più vigoroso, ma per tutti gli amici è Lucky. Arrestato più volte per omicidi tra gang, Luciano riesce sempre a cavarsela. Non accetta che il codice del silenzio si trasformi in una minaccia alla sua sicurezza. Il suo impero della prostituzione a Manhattan offre meretrici da 2 soldi, ma anche showgirl da $100 a notte, pari a $2,000 di oggi. Con oltre 5.000 donne costrette a vendere il proprio corpo, all'età di 30 anni il povero contadino arrivato da Napoli è già milionario. La fortuna di Luciano si manifesta durante un attentato nel 1929. Malviventi sconosciuti, forse appartenenti alla gang di Lex Diamond, lo accoltellano, gli conficcano un rompighiaccio nella schiena e lo picchiano selvaggiamente. Luciano è l'unico mafioso a essere scampato a un'esecuzione.
Non apre bocca con la polizia. Amico di tutti, nessuno gli darebbe la caccia perché non ha nemici. Poco dopo, gli uomini di Diamond scompaiono uno ad uno o vengono ritrovati morti per le strade di New York. Nessuno accenna al nome di Luciano. Almeno in 12 muoiono per mano sua, ma nella realtà dei fatti potrebbero essere 5 volte tanto. Il capo dei capi a New York è Giuseppe Masseria, detto Joe the Boss. Il criminale fa affidamento su Luciano, che a sua volta si serve di un giovane delinquente, Vito Genovese. A questo punto Lucky e Vito collaborano con Joe the Boss nella guerra contro la gang rivale di Maranzano. Le strade di New York sono imbrattate del sangue della guerra tra bande criminali. Il conflitto coinvolge Chicago e Cleveland e tutti gli altri luoghi in cui le gang antagoniste combattono per il controllo degli alcolici, della prostituzione, del gioco d'azzardo e del traffico di droga. Purtroppo il conflitto Masseria-Maranzano minaccia la vita di tutti. La morte e la povertà non rientrano nel piano a lungo termine di Lucky. Insieme a Meyer Lansky, il gangster chiede una commissione per sovrintendere a Rag. Mostrano che entrambi i legali rappresentano altri membri della criminalità organizzata, benché pagati da Gotti. Ciò significa che non sono più solo rappresentanti legali, ma fanno anche parte di un'organizzazione criminale e le loro conversazioni perdono il carattere di riservatezza. La polizia li riprende per mesi e registra confessioni incriminanti. E alla fine Gotti è costretto a tornare in aula. L'uomo di fiducia del boss, Carlo Vaccarezza, organizza dimostrazioni a suo favore davanti al tribunale, vivaci e spontanee quanto marce a Pechino o Teheran. I suoi legali non possono più difenderlo e Gotti perde il suo solito atteggiamento distaccato. Ha lo sguardo accigliato, bestemmia e sputa con disprezzo verso i testimoni, l'accusa e il giudice. Dietro alla maschera dell'uomo gentile e assennato si nasconde un malvivente che ha ingannato l'organizzazione per arrivare ai vertici del potere. La voce registrata di Gotti apre gli occhi e le orecchie di Gravano. Sam the Bull capisce che la lealtà che ha portato al boss non è stata ricambiata. Ha dato senza nulla ricevere in cambio. A che scopo tenere la bocca chiusa e affondare per il capo? Gravano fa sapere all'accusa di essere disposto a parlare in cambio di un accordo. In gran segreto il procuratore distrettuale lo fa portare in un carcere di massima sicurezza dove il malvivente comincia a fare delle rivelazioni. Gravano spiega in retroscena dell'uccisione di Paul Castellano, chi ha partecipato, chi ha sparato, chi ha ordinato l'omicidio. Su Gotti a questo punto, oltre alle varie accuse, pesa anche quella per omicidio. Le registrazioni e la testimonianza di Sammy the Bull rendono Teflon Don attaccabile per la prima volta. Ora deve fare i conti con la giustizia. Il 2 aprile 1992 viene dichiarato colpevole in giudizio. È condannato a più ergastoli e portato nel penitenziario di Marion, in Illinois. La testimonianza di Sammy the Bull ha effetti devastanti sulla confraternita facente capo a Gotti. La gang continua a sopravvivere sotto il controllo dell'inesperto figlio del boss, ma uno dei tentacoli del crimine organizzato newyorkese è stato reciso.